Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento degli altri stati generali. Oggi parleremo di cultura ed in particolare quello che proveremo a fare sarà capire quali prospettive di sviluppo culturale lascia intravedere l'attuale situazione italiana, a quali scenari alternativi l'Italia può possibilmente aspirare, come fare per correggere le tendenze degenerative oggi in atto, ma anche che cosa preservare del nostro attuale modello culturale. Ne discuteremo insieme ai nostri ospiti, che ci tengo innanzitutto davvero a ringraziare per la disponibilità e la cortesia che hanno dimostrato ad accettare il nostro invito a questo dibattito. Saluto quindi il professor Gennaro Carillo, professore ordinario di storia del pensiero politico all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il professor Paolo De Sogus, professore associato di letteratura contemporanea e storia del cinema italiane all'Università Sorbona di Parigi, il professor Montanari, professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università per stranieri di Siena, e il professor Geminello Preterossi, professore ordinario di filosofia del diritto e storia delle dottrine politiche all'Università degli Studi di Salerno. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Grazie Buonasera. Grazie. Bene, allora io partirei da una domanda molto generale che ci permette di iniziare a delineare un'analisi comune da cui poi sviluppare le nostre riflessioni e la nostra discussione. E dunque vi chiederei in modo appunto piuttosto generale in che situazione culturale si trova oggi l'Italia, come possiamo descrivere la tendenza predominante oggi in atto, quindi possiamo parlare di ascesa, possiamo parlare di declino, di stagnazione. Naturalmente anche noi degli altri stati generali, già nella descrizione dell'evento, abbiamo in qualche modo dato una nostra opinione molto riassuntiva a riguardo, ma sono d'accordo che le cose possono stare anche in modo molto diverso da quello che abbiamo descritto noi. In seconda battuta, mi interesserebbe capire se l'attuale situazione sia determinata principalmente, diciamo, da elementi specifici, quindi tali da farci parlare comunque di anomalia italiana, sia che essa sia intesa in senso positivo che in senso negativo, e quanto invece ciò che di rilevante avviene oggi in Italia sia in qualche modo ascrivibile ad un contesto più ampio che può essere europeo, occidentale o addirittura mondiale. Quindi cedo subito la parola al professor Carillo. Prego, professore. Sì, grazie, grazie per l'invito. Non so se si sente. Sì, la sentiamo molto Grazie. bene. Perfetto, grazie a tutti. Ovviamente è una domanda estremamente complessa, quella sulla situazione italiana oggi, anche perché non vedo un modello italiano, posso soltanto provare a descrivere alcuni fenomeni per me particolarmente evidenti. Mi sembra per esempio che ci si trovi di fronte a un sistema di produzione culturale, un sistema soprattutto di produzione dell'opinione pubblica, di fabbrica dell'opinione particolarmente bloccato. C'è un sistema bloccato. Non è vero che i teatri hanno riaperto il 15 giugno, i teatri sono stati sempre aperti durante la pandemia. E per teatro intendo teatri che hanno ospitato la commedia dell'arte. La commedia dell'arte si è svolta per esempio negli studi televisivi, dove la stessa compagnia di giro, se ci pensate, ha saturato lo spazio pubblico, ha saturato il discorso pubblico. Questo mi sembra un dato estremamente importante. Non so se è un'anomalia italiana, perché sono sufficientemente provinciale per non conoscere altre realtà, ma mi sembra che si sia creato un sistema di maschere, di persone, proprio nel senso latino del termine, in cui lo scrittore è sempre lo stesso, il filosofo è sempre lo stesso con una variante. Il giornalista è sempre lo stesso e c'è una sorta di geometria d'assetto più o meno variabile, ma non si esce da questo sistema. È un sistema bloccato in cui abbiamo dei tenutari, delle tenutarie di spazi pubblici e, come dicevo, una saturazione. Tutto questo mi crea a me come utente finale
dei prodotti del sistema cultura crea un effetto di loop, un effetto straniante, e soprattutto non fa fare passi avanti alla cultura, se per cultura intendiamo pensiero critico, intendiamo sapere critico, perché non è un sapere critico, un sapere che è tutto costruito appunto come la commedia dell'arte, come l'improvvisa, come la commedia all'improvvisa italiana, a partire dalla prevedibilità. Cioè io prima di accendere la televisione so perfettamente che cosa diranno, chi dirà che cosa. Tutto questo è quanto di più lontano, di più remoto possa esserci da un pensiero critico. Altra questione che mi viene in mente, che è strettamente connessa all'emergenza pandemica, presumo che siamo tutti quanti convinti di questo, che anche le scienze della vita facciano parte della cultura, del sistema della cultura. E devo dire che durante l'emergenza pandemica le scienze della vita, medicina, biologia, e parlo poi all'interno della medicina di tutti i rami che abbiamo imparato a conoscere, immunologia, epidemiologia, e malattie infettive e via discorrendo, ebbene, presumo, cioè la mia impressione è che la scienza non abbia dato una buona immagine di sé. E non soltanto perché banalmente rissosa, presenzialista e via discorrendo, ma perché un'istruttoria, chiamiamola così, che normalmente si svolge in una sorta di black box, in una sorta di camera di consiglio, questa volta si è svolta in maniera totalmente pubblica. Quindi c'è stata una enorme trasparenza, potremmo dire, molto apparente, nella comunicazione dei risultati o dei non risultati dell'esitazione della ricerca, che tuttavia non ha prodotto, e questo è un dato importante, un incremento di consapevolezza pubblica della scienza. Tutt'altro. Ha prodotto degli effetti distorsivi che sono abbastanza evidenti. Cioè, le persone, per esempio, rispetto a questioni cruciali che hanno a che fare con anatomopolitiche cruciali, cioè, relative proprio all'impatto sul corpo di alcune parole, si sono trovate di fronte a delle alternative estremamente difficili, estremamente complicate. E tutto questo anche perché, ripeto, un'istruttoria che tradizionalmente si svolge lontano dai riflettori, questa volta si è svolta nella maniera più teatrale possibile. Fermo restando che tutto questo, accompagnandosi a una scarsa consapevolezza pubblica della scienza, alimenta in maniera anche piuttosto superstiziosa e paranoica, ma comprensibilmente paranoica, il sospetto, attiva il sospetto che il grosso dell'istruttoria, e soprattutto l'essenziale dell'istruttoria, non sia stato reso manifesto. Questo è un altro punto per me piuttosto importante. Terza questione collegata alla prima, la dico in pochissime battute, mi sembra si sia discusso troppo poco del blocco Repubblica Espresso Stampa, troppo poco. Mi sembra una questione che in altre stagioni e con altri protagonisti ci avrebbe visto alzare barricate. E invece è una questione che è passata tutto sommato nell'indifferenza generale, con qualche illuminata eccezione. Quello mi sembra un altro esempio di blocco, sul quale non si può non fare una riflessione anche piuttosto dura, anche per l'estrema spregiudicatezza con la quale certi passaggi sono avvenuti. Consideriamo anche alla violenza e all'estrema delicatezza simbolica della data con cui è stato fatto fuori Carlo Verdelli da Repubblica. Carlo Verdelli è stato fatto fuori il giorno in cui scattava una sorta di ultimatum piuttosto delirante, probabilmente, relativo ad alcune minacce che gli erano state fatte, ad alcune minacce a noi. Quindi voglio dire, si poteva, la proprietà del giornale, della testata, poteva scegliere qualunque altro giorno, purché quello per mandarlo via. Non sono tanto paranoico, penso che
tutta questa sia soltanto sciatteria, voglio dire, però in fondo anche la sciatteria fa parte del nostro tema. Ultima questione, e sto zitto, dovrebbe essere in fondo quella prima, che è la questione poi che mi riguarda più da vicino, che riguarda tutti quanti noi, cioè la figura che ha fatto la filosofia, quindi all'interno di questo sistema della cultura, che figura ha fatto la filosofia? Si è parlato moltissimo, Nello ha avuto il merito di parlarne in maniera non banale e di sposare molto criticamente una causa persa, che gli fa estremamente onore. Si è molto parlato di Giorgio Agamben, ma al di là della posizione di Giorgio Agamben, che non condivido per niente e che tuttavia ha un merito importantissimo di essere remota dal senso comune, voglio dire, in generale la filosofia ha per l'ennesima volta dimostrato la propria incapacità di far presa sul reale, ecco, sulla realtà, di esercitare una presa sulla realtà che non fosse quella teatrale, estetizzante, da perenne nostalgia del volo su Vienna, ecco, non so dirlo diversamente. Cioè, noi abbiamo una cultura filosofica italiana alla continua ricerca di voli su Vienna, di esibizioni muscolari di sé, appunto ad usum teatrale. Ecco, la filosofia italiana ha detto poche parole e le ha dette piuttosto male, ripeto, con qualche eccezione, in questo periodo. E allora mi veniva in mente di chiudere questo primo giro proprio col paragrafo di apertura del Tractatus Politicus di Spinoza, perché è un paragrafo, in fondo, come tutto il trattato, fortemente tributario di Machiavelli, l'acutissimo Machiavelli, lo dobbiamo a Spinoza. Ed è una critica molto forte alla filosofia, ai filosofi, i quali scrivono della satira al posto dell'etica e non sanno mai elaborare una politica applicabile alla pratica, ma solo finzioni chimeriche o istituzioni realizzabili in utopia o nel famoso secolo d'oro dei poeti, dove peraltro non ce n'è alcun bisogno. E questo è il punto decisivo che vi vorrei porre come provocatoria epigrafe. Siccome dunque si ritiene che fra tutte le scienze applicate la teoria politica sia la più discrepante dalla propria pratica, nessuno meno dei teorici, ovvero dei filosofi, è stimato idoneo a reggere le sorti della Repubblica. Ecco, proprio si apre così il trattato politico di Spinoza, e sarebbe bello discuterne con uno spinozologo. Questa è la traduzione di un grande spinozologo che era Paolo Cristofolini, che è morto il mese scorso, purtroppo, e che era veramente un grande micologo e spinozologo. Sarebbe molto bello parlarne con un altro studioso di Spinoza molto serio, che è appunto Giorgio Agamben, per porre ad Agamben la questione in questi termini. Cioè, nel momento in cui ti becchi una fregatura come il Covid, se la teoria poi c'ha del passo a un affetto importante e prezioso come la paura, e a quel punto quanto questo affetto incide sulle tue decisioni, incide sulla tua scelta di vita, e quanto poco diventa significante la filosofia. Ma questa sarebbe una questione, a mio giudizio, da porre con grande serenità, senza animosità. Ho finito. Molto bene, professore, grazie mille. Mi sembra che ci siano già moltissimi elementi su cui riflettere e discutere, e invece adesso passerei la parola quindi al professor De Sogus per la sua analisi invece. Eccomi. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio intanto gli organizzatori e saluto gli altri ospiti per questa... io di fronte alla domanda sulla crisi, sullo stato della cultura italiana, mi sento, provo una sensazione di smarrimento, devo dire la verità. Smarrimento sia perché gli elementi da discutere sono veramente tanti, ma anche perché
È anche difficile oggi stabilire i confini di cosa si intende oggi per cultura. Non mi riferisco tanto ai vari campi del sapere, ma mi riferisco al fatto che oggi, quando parliamo del nostro paese, troviamo un'identità molto opaca. L'identità nazionale è diventata molto opaca, ci sono molte forze, c'è una forte discussione che cerca un po' di negare la necessità di concepire la cultura in termini nazionali legati alla comunità italiana. E quindi ecco, già questo io trovo che sia un elemento di crisi. Poi l'aspetto che credo sia necessario discutere riguarda il rapporto tra i processi culturali e i processi, processi politici, perché mi pare che ci sia una vera e propria divaricazione tra cultura e prassi politica, tra riflessione, tra pensiero e prassi. E questa divaricazione ha delle origini molto complesse e che soprattutto poi rendono l'ambito culturale un ambito che ha una sorta di autonomia e di autoreferenzialità che impedisce ed è quindi incapace di avere una presa sulle cose, una presa sul reale, su ciò che accade. Cioè, si discute di tante questioni, ma poi dopo la politica sembra che si muova per conto proprio, indipendentemente da qualsiasi riflessione, senza un punto di vista sul mondo, senza un punto di vista sulla realtà. Ecco, quindi direi che la crisi che viviamo oggi in Italia è una crisi che non dipende non soltanto da una questione di egemonia, ma proprio dallo statuto della cultura rispetto ai processi politici. E questo fa sì che il cosiddetto pensiero critico, che è stato anche evocato poco fa, è un pensiero che non riesce mai a tradursi in un'azione concreta, non riesce mai a diventare strumento di costruzione di una nuova identità, comunque di un nuovo punto di vista sulla realtà. E questo, dunque, la critica della cultura, io credo che debba ritrovare una forza sociale, una forza sociale che sia in grado non soltanto di smantellare, di decostruire, di smascherare la falsa coscienza del neoliberalismo, dei processi politici costruiti dalle classi dirigenti attuali, ma oltre alla necessità di smascheramento, io credo che occorra anche una capacità costruttiva. Quindi, tornando alla questione che evocavo all'inizio sulla difficoltà di riconoscere nel paese un'identità più o meno precisa del paese, credo che oggi la cultura debba recuperare la forza di porsi il problema di ricostruire un'idea di civiltà, un'idea di punto di vista sul mondo. Ecco, naturalmente, detto così, è molto generico perché ci scontriamo abbiamo di fronte numerosi ostacoli, e gli ostacoli in parte sono stati anche uno degli ostacoli è il problema dell'informazione. Si è parlato adesso di Repubblica, che in qualche modo per molti anni ha svolto una funzione pedagogica molto importante nel paese, una funzione pedagogica che ha gradualmente trasformato anche l'identità della sinistra italiana, soprattutto della sinistra postcomunista,
che è stata traghettata verso un'idea della politica e della società legata invece all'azionismo di Scalfari. Ecco, generalizzo così. Oggi, ecco, ci troviamo alla fine di un processo che ha, trasformato l'informazione in una. Che ha portato l'informazione a disperdere una capacità invece alternativa a queste tendenze culturali, come appunto la cultura liberale o la cultura azionista. E per questo motivo io credo che dovremmo ritagliarci dentro lo spazio giornalistico anche dovremmo cercare di avviare anche una nuova iniziativa editoriale, giornalistica, perché non esiste oggi dentro i quotidiani italiani uno spazio per esprimere un'alternativa alla cultura dominante, alla cultura egemone. Dunque, no, e non credo che sia possibile in qualche modo inserirsi dentro i quotidiani attuali, perché hanno già definito una loro identità precisa e non sono totalmente. Prendiamo per esempio uno dei temi di cui si discute ora, il tema dell'Europa. I quotidiani italiani sono tutti europeisti, dal Manifesto al Corriere della Sera, sono tutti orientati nel senso in una direzione politica ben precisa. Ecco, invece occorre, credo, costruire uno spazio alternativo. Uno spazio alternativo che consenta anche di recuperare quella di ridurre quella divaricazione tra cultura e prassi che riguarda oggi il nostro paese. Non so se io mi fermerei qua e poi andrei avanti dopo. Va benissimo, grazie professore. Sì, abbiamo avuto qualche piccolo problema di connessione, però comunque il quadro che ha delineato a me risulta molto chiaro e anche molto convincente, ma questa è un'opinione personale. E quindi passerei la parola a questo punto al professor Montanari per la sua analisi. Non so se mi sentite, sì. Buonasera e grazie per questa occasione di riflessione pubblica. Io credo che la pandemia abbia portato all'attenzione generale molti nodi, sia stato un grande pettine che ha portato all'attenzione di tutti nodi che fino a quel momento erano all'attenzione di pochi. E credo che questo veloce, confuso, probabilmente sbagliato ritorno alla normalità rischia di restituirci la stessa normalità di prima o addirittura una normalità ancora peggiore. Nulla c'era da salvare nella normalità di prima. La normalità era il problema, questo lo si è detto molto bene da molte parti. Invece mi pare che si stia perdendo l'occasione di mettere all'ordine del giorno del discorso pubblico alcune delle cose che anche chi non voleva vedere ha dovuto vedere. Ha dovuto vedere, per esempio, che il mercato non ha regolato la sanità in modo che ci fosse la possibilità di salvare più vite. Ma ha regolato la sanità lombarda e non solo lombarda in modo da condannare molti nostri connazionali alla morte. Detto molto brutalmente, c'è un nesso di causa-effetto leggibile fra le scelte fatte nei governi della Lombardia, nei governi nazionali negli ultimi decenni e ciò che è successo. Ha fatto bene Roberto Saviano a chiamare in causa come una liberazione, direttamente, per il suo ruolo nel governo della regione Lombardia, per esempio. Allora, fino a ieri la maggioranza dei nostri connazionali non era disposta a pensare che ci fosse davvero un problema. La religione, il pensiero unico del mercato era talmente pervasivo che sembrava che tutto fosse regolato per il bene e per il meglio. Così non è stato. Ma accanto alla sanità sono venuti fuori molti altri nodi. Io vi parlo da Firenze, dalla mia città, la finestra è aperta, sentite delle voci di ragazzi che giocano a pallone in Piazza del Carmine, in Oltrarno.
fino a pochi mesi fa, fino a prima della pandemia, non sarebbe stato possibile, perché la città storica era presidiata da un turismo predatorio che espelle i residenti e che è, diciamo, era l'unico sostegno economico di questa città e che aveva sostanzialmente mangiato completamente lo spazio pubblico, inibendo processi democratici fin dalla radice. Firenze, Venezia e altre città si sono trovate immediatamente con i bilanci costruiti solo sulle tasse di soggiorno azzerati, e io ho visto i sindaci di Firenze e di Venezia dire per la prima volta che forse c'era un problema di overtourism. Come dire, siamo passati dal negazionismo più radicale a una timida affermazione del fatto che c'era un problema. Tutto questo però è già superato, ed è già superato da un velocissimo ritorno a una normalità che è ancora peggiore. Mentre il sindaco di Firenze diceva che aveva capito che bisogna riportare i residenti in centro, la giunta comunale approvava la trasformazione in hotel di resort di lusso di una delle ultime caserme, ospedale militare, rimasto pubblico nel centro storico di Firenze. Dunque il morto che afferra il vivo, l'inerzia di processi di privatizzazione pluridecennali vanno avanti. Col paradosso che questo sistema ultraliberista sarà tenuto in piedi con soldi pubblici, con soldi di tutti, che indebiteranno anche le prossime generazioni. Un liberismo di Stato drammatico. Io devo dire che sono pessimista in questo momento. Credo che l'assenza di una qualunque sinistra nel dibattito pubblico italiano, e non solo italiano, sia grave, perché impedisce che quella presa di coscienza avvenuta per lampi e per momenti di illuminazione possa diventare una consapevolezza politica più diffusa e più radicata. Vedere anche tanti amici intellettuali di sinistra firmare manifesti di sostegno al governo, sul manifesto peraltro, mi ha lasciato profondamente sconcertato. Io forse sbaglio, non penso che non esistano governi amici per definizione, ma certamente pensare che un governo che non smantella i decreti di sicurezza di Salvini, un governo che in piena pandemia chiude i porti con la scusa del Covid, possa essere un governo che tratta l'istruzione, la scuola, come l'ha trattata questo governo, cioè annullandola. La regione Liguria ha riaperto le discoteche, ma le scuole sono ancora chiuse, e anche le università. Pensare che questo sia un governo, diciamo, da sostenere per timore del peggio è l'ennesimo sacrificio al cosiddetto male minore che ci ha portato nel peggiore dei mali. Credo che nemmeno questo shock generale sia servito a far aprire gli occhi. Vengono in mente le parole del Figaro: aprite un po' quegli occhi, uomini ingenui e sciocchi. Quando li apriremo questi occhi? Allora, io da storico dell'arte, una delle cose che mi interessa di più è lo spazio pubblico. Ci siamo trovati relegati nel privato, siamo passati, come dire, la pandemia ha reso evidente, per ragioni, diciamo, di necessità, anche se su questo Agamben aveva delle ragioni, anche se il modo con cui ha posto quel ragionamento è stato autodistruttivo e anche distruttivo di quelle ragioni, è stato evidente che con la pandemia il ribaltamento dal tutto è pubblico del 68 al tutto è privato del trentennio liberista è stato totale. Ci siamo trovati chiusi nelle nostre infelicità private, con una impossibilità di accedere allo spazio pubblico. E c'è stato un momento, marzo-aprile, in cui veramente sembrava che fosse attuale il sogno proibito del liberismo più selvaggio. Produrre, le fabbriche aperte, in gran parte, uscire di casa, andare al lavoro, consumare online, e però nient'altro, ma non vivere. Questa idea di una funzione puramente economica e di una totale sparizione della persona umana. Questo è stato evidente in maniera, direi, con una forza drammatica in quei mesi, e questa negazione dello spazio pubblico e nello stesso tempo la possibilità di riscoprire, diciamo, la nostra appartenenza a uno spazio civico che è anche civile, cioè la nostra riscoperta che tra urbs e civitas, fra città delle pietre e città degli uomini, c'era un qualche legame, paradossalmente nel momento in cui gli uomini vivono, così come il nostro rapporto con l'ambiente. L'assenza forzata dell'umanità dallo spazio, che ha riportato, diciamo, una rinascita apparente della natura, un calo dell'inquinamento, della vita animale, per esempio. C'erano infiniti motivi di riflessione. Credo che però la direzione in cui poi si sta indirizzando la ripartenza, lasciatemi dire che
questa retorica della ripartenza, della ricostruzione è davvero intollerabile. Gli stati generali, cioè, si stanno celebrando gli stati generali, è una farsa anche veramente insostenibile, anche sul piano estetico si fatica a sentire e a vedere queste cose. Il Presidente del Consiglio che dice investiremo sulla bellezza, mentre si prepara con le semplificazioni a devastare quel poco che rimane dell'ambiente italiano. Si appresta appunto ad avverarsi nel peggiore dei modi. Io sono membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali come presidente del Comitato Tecnico Scientifico delle Belle Arti. Domani ci sarà una riunione d'urgenza del Consiglio Superiore perché lo stesso ministro Franceschini ci ha detto che teme una spallata finale all'ambiente in nome della ripartenza e della ricostruzione. Ma ci ha anche detto che non ha un articolato da sottoporre al Consiglio Superiore. Perché in Italia, credo non solo in Italia, i ministri trovano i provvedimenti sul tavolo del Consiglio dei Ministri il giorno che li devono approvare. Si parla tanto di cosa fare per far ripartire l'Italia, viene in mente ciò che avrebbe detto Giuseppe Garibaldi, lo racconta spesso Paolo Maddalena, quando fu tirato giù dal letto dopo una lunga e difficile giornata di combattimenti dal popolo che voleva acclamare, lui si è fatto alla finestra e disse, avrebbe detto, italiani siate seri. Allora, uno si chiede se forse, diciamo, l'idea che un ministro, un ministero, un apparato tecnico-scientifico possano studiare i provvedimenti prima di approvarli. Non solo si è vista la marginalizzazione del Parlamento, del dibattito democratico e un accentramento spaventoso nell'esecutivo, ma non esiste più nemmeno l'esecutivo collegialmente, esiste la figura del Presidente del Consiglio, l'apparato della Presidenza del Consiglio che scrive i provvedimenti. In questi provvedimenti si legge, da quel che si è dato capire, poi lo vedremo, come la via maestra per il futuro sia un'ulteriore distruzione dello spazio pubblico. L'idea di sviluppo, di ripartenza, è quella degli anni dei 30 gloriosi, cioè consumo dell'ambiente, di una totale insostenibilità. Nei giorni in cui alcune grandi organizzazioni mondiali, tra cui il WWF e altre, dicono in maniera coraggiosa sul piano scientifico e cognitivo, ma credo non priva di senso, che la pandemia è il frutto, almeno in parte, della distruzione dell'ambiente da parte dell'uomo, ci si appresta a ripartire distruggendo ancor più l'ambiente, distruggendo ancor più la dimensione dello spazio pubblico. Sappiamo quanto in Italia paesaggio e patrimonio della nazione siano strettamente correlati all'idea di sovranità del popolo e all'idea di eguaglianza sostanziale. I principi fondamentali della Costituzione, articolo 1, articolo 3, articolo 9, senza spazio pubblico, e la Corte Costituzionale ha chiarito in tante sentenze che il paesaggio è l'ambiente, senza un ambiente orientato alla salute, un valore di cui dovremmo tenere qualche conto in questi mesi, non si dà, diciamo così, dinamica democratica e non si dà sovranità popolare. Ecco, quello che si intravede è un ulteriore consumo. La Regione Sicilia sta approvando l'estromissione dei saperi tecnici dal governo del territorio, decideranno i comuni, non più le sovrintendenze siciliane, e la stessa cosa avverrà probabilmente, almeno in parte, a livello nazionale. Il dibattito sullo spazio pubblico si è avvitato sulla questione delle statue, che è una questione interessante, ma in cui sembra prevalere una curiosa idea di preservazione della storia e della memoria da parte di coloro che fino a ieri non hanno fatto nulla per finanziare musei, università e scuole. Pare che la memoria sia affidata alla statua di Montanelli in piazza a Milano, laddove invece bisognerebbe parlare del fatto che lo spazio pubblico deve tornare a essere un luogo in cui si agisce il conflitto e lo si agisce in modo trasparente e leggibile. E credo che da questo punto di vista l'operazione che tenta di mettere contro, diciamo, la giustizia e l'eguaglianza, diciamo in maniera sintetica, un po' a slogan, la memoria e la storia, sia un'operazione pericolosa. Cioè, tutto quello che non si doveva fare e dire intorno allo spazio pubblico invece si sta facendo. Non solo non si parla di ricostruzione dello Stato, che mi parrebbe il grande tema, non dello Stato-nazione, ma dello Stato bene comune, diciamo così, ma invece si va verso un'ulteriore stretta di privatizzazione, distruzione dell'ambiente, privatizzazione dello spazio pubblico, come dire, prosciugamento dei luoghi stessi in cui la comunità, la collettività prende coscienza di se stessa e si costruisce. Dunque temo che la crisi ci consegnerà a un'edizione ancora più severa dell'ultraliberismo disumano da cui provenivamo e che forse in parte questa crisi pandemica ha provocato. Mi spiace che la visione sia un po' pessimista, ma credo che si debba avere coscienza della situazione in cui siamo. Grazie. Certamente così.
Professor Preterossi, invece, qual è la sua analisi? Ma il declino, è difficile non vedere un declino, però voglio dire subito che parlare di declino in termini soggettivi o soggettivistici, cioè c'è un declino culturale, e poi si arriva a dire mancano i talenti, o tempora o mores, ecco, io non intendo affatto questo. Io penso che anche la cultura abbia dei presupposti istituzionali, cioè contino i fattori istituzionali. Cioè qui non è il problema che negli anni 50, e certamente è vero, 50-60 c'è stata un'esplosione di creatività straordinaria, dopo una guerra peraltro mondiale, e oggi sembra esserci una stasi, ma il problema è chiedersi quali sono i fattori di contesto che determinano ciò. Cioè io non credo appunto alle giaculatorie sulla cultura, per cui siamo sempre, come dire, un po' in decadenza. Non è questo. Il problema è che ci sono degli elementi strutturali, cercherò ora di dire qualcosa, che contribuiscono fortemente a determinare un declino che è anche culturale. Beh, intanto c'è una doppia crisi italiana. Una è nostra, diciamo così, viene anche da lontano. Semplificando, ci sono stati anche degli anniversari recenti, è una crisi politica e culturale. Viene dal rito Moro, cioè nel senso che lì si esaurisce la spinta propulsiva della Repubblica, poi è stata chiamata Prima Repubblica, oramai sarà la quarta, la quinta, ogni giorno ne nasce una, la Repubblica. Dopodiché c'è una fase, sappiamo bene, di modernizzazione deviante, di competizione sul potere, e poi la fase del tirare a campare per non tirare le cuoia, che precipita nel crollo di Tangentopoli e nella stagione, temo, costituente delle stragi di mafia. Ovvero ci consegna una transizione infinita. Non si è mai ricostituito un sistema politico istituzionale adeguato e coerente, peraltro, con l'impianto originario della Costituzione, che è valida, e anche perché il popolo, diciamo, il cosiddetto popolo, quando cercano di sottrarla, almeno questo lo fa, di solito va a salvarla in qualche modo, almeno questo, anche se poi non c'è poi nessuno che si prenda sul serio questa energia che si è mobilitata e provi a farne una soggettività politica, diciamo, propositiva. E dentro questa transizione infinita, che è una transizione ipotecata da questioni pesanti, da opacità pesanti, è chiaro che come dire, ci portiamo dietro. Cosa si genera in questa transizione infinita? L'idea scellerata del vincolo esterno, cioè che la soluzione bisogna trovarla fuori, che è una visione disperata del paese e sbagliata, secondo me, perché semmai uno il vincolo se lo deve costruire da sé all'interno, no? Sono gli unici vincoli che possono, ecco, le gatte sono arrivate, che possono sperare che si può sperare abbiano un effetto, diciamo così. Quindi c'è una crisi che viene da fuori, che viene da noi, dalla nostra storia, sono zavorre, diciamo, italiche, ma che non sarebbe comprensibile se non si vede il cortocircuito con una crisi con fattori esterni, in cui ci bisogna dirlo, il combinato di globalizzazione neoliberista, ideologia globalista da un lato, che è poi l'ideologia della mercificazione, e un europeismo di maniera che sostanzialmente tradisce l'Europa e nella forma specifica dell'Eurozona e dell'Unione Europea in realtà propone l'opposto di una convergenza politica e costituzionale, l'opposto, una gerarchizzazione interna. Beh, tutto questo, pensare che la combinazione di questi due fattori non incida dal punto di vista culturale, sarebbe assurdo. È chiaro che ha inciso enormemente, e dal punto di vista delle istituzioni culturali, pensiamo all'università e alla scuola, e dal punto di vista, ma tutte poi, i teatri, i beni culturali e ambientali di cui parlava Tommaso, cioè dappertutto ha avuto effetti. Quindi mi verrebbe da dire, cioè non è che c'è un problema solo dell'Italia, perché c'è un problema generale: la plastificazione, l'omologazione, l'appiattimento, la mercificazione,
vengono, sono un fattore, sono un effetto del globalismo neoliberista. Poi in Italia certo c'è un di più, cioè noi ci ritroviamo particolarmente scoperti, diciamo, ed esposti per questioni anche nostre. Provo proprio per punti minimi a dire quali sono i problemi più grandi, ma proprio essenziali. Primo, la fuga dal contenuto, cioè questa ossessione dell'algoritmo, questa ossessione della procedura, che poi non vale niente, intendiamo, sono procedure che hanno cui valore è nullo, questo nell'università l'abbiamo vista proprio sacralizzato in qualche modo, però è una tendenza, è una logica di fondo, no? del neoliberismo. Ecco, la fuga dal contenuto deve finire, cioè è il contenuto che conta, conta solo il contenuto, mi verrebbe da dire. Ma però se leggo, visto che qui siamo ai contro stati generali, se leggo ciò che c'è sulla cultura, arte, eccetera, nel documento della task force, mi metto le mani nei capelli, perché si parla di cultura come brand e di algoritmi fondamentalmente, proprio un mix anche di banalità, di robe pure senza scopiazzate, ma è esattamente l'opposto del contenuto. Cioè, e quindi il problema più grande, detta così, il problema è che ci vuole più sostanza. E forse ci vuole anche più normalità, più fisiologia, che vuol dire che poi questo paese ha bisogno di cose, alcune sono anche importantissime, ma anche molto semplici e concrete, e appunto magari dei trasporti migliori, dei servizi pubblici migliori, una riqualificazione del territorio e anche del grande demanio, diciamo così, tutto ciò che lo Stato ha, di una realtà di edifici pubblici che sarebbe un'occasione straordinaria di ripensamento dello spazio pubblico, no? Anche per inventarsi delle cose. Ecco, non c'è bisogno di grandi opere tutte fatte in deroga, tutte nella logica emergenzialista, ma c'è bisogno di opere normali, mi verrebbe da dire, no? Alcune di riqualificazione proprio. Oppure, appunto, la cosa al sud è, ma non è solo al sud però, è eclatante, i depuratori. Già fare i depuratori e bonificare delle aree che noi in Campania, ad esempio, li conosciamo bene, e sarebbe una cosa strepitosa, io sarei felicissimo, cioè mi contento di poco, come dire, però questo poco, tanto poco non deve essere se non lo si fa, non lo si fa da un tempo infinito, forse come con un piano proprio non è mai stato fatto, diciamo così. Fuga dal contenuto, e diciamo così, l'americanizzazione è l'altro punto. Ma non perché ce l'ho con gli Stati Uniti, peraltro perché sono una realtà complessissima, un po' a volte sembrano lo stato di natura hegeliano, ma insomma, hegeliano nel senso che Hegel diceva, vabbè, lì c'è la società civile e non lo Stato, insomma, e quasi quasi sembrava uno stato di natura. Ma insomma, non è questo, ora, al di là della battuta. Il punto è un altro, cioè il punto è l'idea della, per esempio, ci si lamentava del fatto che c'è una separazione netta, no? Cioè, da una parte ci sono i media e dall'altra c'è l'elaborazione culturale, critica. Beh, questo è un prodotto dell'americanizzazione. I college americani, i campus americani stanno lì, si fanno le loro cose autoreferenziali, devo dire anche abbastanza cervellotiche, a volte, spesso, e poi c'è un dibattito mediatico, televisivo o di social che sta tutto ad altro piano. Ci è arrivato pure a noi tutto ciò. Cioè non c'è una cinghia di trasmissione oggi fra un'elaborazione culturale più profonda e critica e il dibattito pubblico. Questo è un prodotto del globalismo, diciamo che è un prodotto del globalismo neoliberista, il cui epicentro è stato negli Stati Uniti d'America. Poi c'è un punto che peraltro ci tocca tanto, proprio come anche sinistra italiana, diciamo, ammesso che voglia dire ancora qualcosa, e io ho la sensazione che non ci sia quasi più un'agibilità politica e culturale su quel campo. Non perché la parola sinistra non indichi delle questioni decisive dal punto di vista sociale, e anche degli interessi, diciamo, di classe. Non ci sarà la classe, ma ci sono gli interessi di classe, spesso, diciamo. Ma perché mi chiedo se ci sia un'agibilità su quel terreno? Io ho forti dubbi oramai. Cioè la separazione fra orizzonte simbolico e materiale, cioè o c'è il simbolico che diventa poi un auto riferimento identitario di nicchie sempre più anche residuali, che una compensazione identitaria o moralistica ma senza morale, cioè in assenza di etica e di spirito pubblico c'è un vago moralismo retorico
che poi spesso si concentra su questioni secondarie o addirittura del tutto cervellotiche, oppure c'è, vabbè, la brutalità degli interessi, ma tanto quelli le fa la tecnica, le gestisce la tecnica. Ecco, questa visione, che è una visione ideologica e totalmente infondata, che separa rigidamente le due dimensioni, che in fondo è un tradimento di Gramsci, che parla di egemonia proprio come intreccio tra queste due dimensioni, è purtroppo, come dire, la cifra costitutiva di quello che resta della sinistra o della post-sinistra, tranne ovviamente rare eccezioni. Ci sono le eccezioni, per fortuna devo dire che a livello, secondo me, più si scende d'età e più c'è una lucidità rispetto a questo, cioè questa roba qua non passa più, no? O sempre meno. Però detto ciò, le eccezioni, i luoghi, gli spazi critici, la diffidenza diffusa rispetto a un mantra, non fanno massa critica per ora. Né dal punto di vista di una soggettività politica, ok, ma francamente anche dal punto di vista degli spazi di dibattito. E qui c'è l'altro punto, e cioè i media, l'avete già stato detto, cioè io lo dico in una maniera secca: i media, da strumento fondamentale della democrazia, oggi sono diventati uno dei principali problemi che le democrazie, diciamo, sistemi politici hanno. La televisione, cioè, a me colpisce molto che non c'è verso di cambiarla un po' la RAI. In Italia, insomma, la televisione conta, può piacere o no, ma conta. Cambiano governi, schieramenti, vincono i barbari, secondo alcuni, non cambia quasi niente, niente, anzi, diciamocelo tutto, tranne RAI 5, ogni tanto ci sono le transizioni di Tommaso, o insomma, magari ognuno di noi qualche volta ha prodotto, ma non è quello, cioè, oppure perché c'è la musica, c'è un po' di musica, ecco, ma il problema è a me interessa molto di più. Io credo che, ora, detta così può sembrare una cosa strana, c'è bisogno di un grande progetto di riqualificazione della cultura di massa, ma non perché, come dire, sono dei poveri, oddio, il popolino che è ignorante, no, perché quella è interessante e importante, tanto le elite, ammesso che siano elite, io vedo una grande plebizzazione delle elite, poi hanno le loro scuole, le loro e si pagano, non mi interessa comunque, a me interessa appunto quello che interessa, quello che può valere largamente, ecco, e largamente bisogna che ci sia si rifaccia un salto. Questo salto è possibile, basta che ci sia una progettualità, persino pedagogica. Io non ho paura di usare questa parola, le istituzioni devono svolgere anche una funzione pedagogica, non con la retorica, ma semplicemente veicolando contenuti di qualità. Ma insomma, qui voglio dire, ci sono delle lezioni, no? Canfora, mi ricordo, insieme a pochi altri, Paolo Gross, pochi altri, quando è cominciata la devastazione dell'università, che è cominciata con Berlinguer, quell'altro, poi la Gelmini ha trionfato, rivendicando sempre peraltro i consulenti de area PD di cui si è circondata. Pochissimi, ma hanno detto, ma insomma, ma un'università il progetto principale è abbassare il livello e localizzarla, oltre che tagliare risorse, eccetera, è un'università classista, nel senso, è un'università che non serve per essere quello che diceva Calamandrei, cioè un grande organo costituzionale di emancipazione sociale e di formazione alla cittadinanza. E io credo sia vero. Per cui, come dire, però tutto quello che si sa, anche in questo benedetto, un po' surreale, documento della Task Force, sull'università e la scuola ti metti le mani nei capelli, perché è la continuazione del solito refrain. Cioè non c'è l'idea di anzi, semmai ci sono dei rischi che si sono visti con questa tendenza al salto sulle piattaforme, che rischia di essere un salto del capitalismo in generale, a dire, vabbè, tanto ci sono le università di serie Z, o comunque, insomma, o B, se si vuole, non lo so, questi possono seguire online, poi vabbè, qualcuno andrà in dei college dove ci si andrà anche in presenza, magari, però che è tutta sta storia delle università, le tante università che hanno delle tradizioni, delle forme di vita, no, ma non serve questo, tanto basta travasare in un secchio, in un catino, delle nozioncine liofilizzate. Ecco, questa è la negazione. Allora, che lo fai con una finta modernizzazione tecnologica,
non solo non me ne frega niente, ma mi conferma che c'è un'idea di modernità totalmente sbagliata. Appunto, una modernità che è regressiva, è strutturalmente incompatibile con il progetto emancipativo della Costituzione. Poi lì si va a finire sempre. Basta. Grazie mille, grazie professore. Allora, per ragioni di tempo, visto che il professor Montanari poi tra poco ci dovrà lasciare, ridarei la parola a lui e gli farei direttamente, diciamo, le due domande che avevo diciamo pensato come struttura di questo incontro. Quindi, diciamo, un'analisi, una domanda ancora di analisi critica e poi una un po' più propositiva. Allora, professore, lei nel suo intervento ha sottolineato, ha assunto una posizione molto critica verso il mercato, verso il meccanismo della privatizzazione. Ora io vorrei provare un attimo a fare l'avvocato del diavolo, forse il pubblico ministero, visto che si tratta comunque di una quasi un'ideologia di Stato. E dunque, diciamo che appunto, secondo i suoi apologeti, il mercato viene visto come una forza gentile di organizzazione e trasformazione sociale, perché basandosi su un medium neutrale, che è quello del denaro, comunque liberalizza il comportamento degli uomini, non diciamo imponendo delle scelte e quindi non attuando alcuna forma di condizionamento e di repressione. Lei, diciamo che nel suo intervento, così come nelle sue opere, invece ci ha fatto capire che non è necessariamente così. Ha citato appunto la distruzione dello spazio pubblico, che significa anche una distruzione appunto delle condizioni, diciamo, di possibilità poi della cultura e comunque dell'attività democratica. E quindi le chiederei appunto innanzitutto se può appunto rispondere a quest'idea per cui sostanzialmente il mercato liberalizza perché permette alla gente di fare un po' quello che vuole con nel proprio privato, e quindi le chiederei appunto quanto è gentile sostanzialmente questo mercato, e dopo invece le chiederei se invece vogliamo cercare in qualche modo di resistere a questa tendenza oggi in atto, da quali politiche culturali dobbiamo partire e come fare dunque per rendere la cultura e il nostro patrimonio artistico di nuovo un bene comune, quindi un bene che sia non solo a disposizione di tutti, ma che possa anche accrescersi e che possa migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Prego, professore. Ma allora, la prima domanda che avevi risposto prima: il mercato è tanto gentile che alcune migliaia di lombardi devono la loro morte al mercato stesso. Come dire, è molto brutale, ma il mercato non permette, il mercato, diciamo, permette alla gente di fare quello che vuole lui il mercato. Bisogna capire qual è il soggetto di questa frase. La grande illusione che il mercato si autoregolasse per il bene mi sembra caduta. Se non cade ora, non so quando cade. Il numero di posti in terapia intensiva pro capite è andato giù perché non conveniva averli, perché il mercato non prevede eventi eccezionali e non mette in conto l'eventuale morte di molti cittadini, soprattutto se un peso per la comunità dal punto di vista del mercato, come sono gli anziani. L'ecatombe dei vecchi nell'RSA racconta anche questo, racconta una eugenetica economica. Mi sentite? Sì. Un po' tratti per... questo è... Pronto? Mi sentite? Sì, adesso sì. Io credo che sia necessario sottospezzare
la catena che così provo a rispondere alla seconda, che lega la cultura al ritorno economico, cioè spezzare la catena della mercificazione. Una delle cose che è emersa in questa pandemia è come il sistema della cultura italiana si basi su un sistema di schiavismo, di lavoro povero, di lavoro nero. I nostri musei, le nostre istituzioni culturali vanno avanti grazie a legioni di giovani schiavi del patrimonio. Siamo tornati all'idea delle piramidi, i nostri monumenti sono costruiti dagli schiavi. Allora, questo è un enorme problema, nessuna cultura intesa come pensiero critico, come liberazione, può essere costruita sullo schiavismo. E c'è bisogno di rompere, la mercificazione della cultura non ha portato più lavoro, non ha portato più una sostenibilità economica, ha portato una predazione delle finanze pubbliche da parte dei privati. Bisogna spezzare questa catena. Un primo provvedimento simbolico è quello di togliere il pedaggio d'accesso, il biglietto d'accesso nei musei, dal mio punto di vista di storico dell'arte. Cos'è che non sta ripartendo ora in Italia? Tutto quello che non genera PIL apparentemente, misurato come si misura, la scuola, l'università, il sistema della cultura. Qui a Firenze i musei comunali, i musei civici, i musei dei cittadini non sono riaperti perché non ci sono i turisti e dunque non servono a nessun altro, riapriranno solo se ci saranno i turisti. Il punto è spezzare questa catena. Togliere il biglietto d'accesso ai musei statali è un atto simbolico che costerebbe esattamente come 2 giorni di spesa militare, l'equivalente di 2 giorni su 365 di spesa militare, ed è quello che entra in tasca allo Stato, che il resto entra in tasca ai concessionari privati che hanno preso in appalto dalla legge Ronchey in poi, dalla grande privatizzazione all'inizio degli anni 90 al patrimonio culturale, e permetterebbe non solo l'accesso ai luoghi della cultura. Bisogna ripartire da Gramsci, dai Quaderni del carcere, in cui Gramsci parla di servizi pubblici intellettuali, è una sua espressione, e dice: quali sono i servizi pubblici intellettuali che lo Stato deve garantire? Musei, biblioteche, teatri, dice. Ma consentirebbe anche di non misurare i risultati di queste istituzioni culturali sul metro del denaro, che è, in nome di una democratizzazione agita, combattuta contro, il vocabolario della classe dominante, contro il radicalismo chic degli intellettuali che vorrebbero il patrimonio tutto per sé, questa è la vulgata, in realtà ha completamente distrutto l'accesso di massa alla cultura. I musei, tra poco credo anche le biblioteche, sono misurate soltanto in termini di bigliettazione, non sono più luoghi di produzione culturale, non sono più luoghi di pensiero critico. Cosa è successo durante la pandemia? Che i musei italiani hanno provato, e le biblioteche nazionali hanno provato, a mettere online dei contenuti. Guardate cosa hanno fatto gli Uffizi su TikTok. Non c'è nessun contenuto, ci sono soltanto dei tormentoni finto ironici che non fanno neanche ridere, ma non c'è più dentro questi luoghi della cultura una comunità di lavoratori della conoscenza, non precari e non schiavi, che sappiano creare davvero conoscenza. L'Italia non è più un luogo di produzione culturale, è solo un luogo di consumo di massa, e di consumo di massa di qualcosa che non è la cultura, intesa come pensiero critico, ma è un cattivo intrattenimento che ottunde, l'aspirazione democratica e che concorre allo scadimento della democrazia così come immaginata dalla Costituzione. Cioè, in questo momento il sistema culturale pubblico italiano gioca contro la sovranità popolare. Allora, la prima cosa da fare è spezzare questo legame e cominciare, per esempio, da qua, un atto simbolico. I musei, i grandi musei italiani, i musei dello Stato, siano gratuiti. Stiamo alla vigilia di un pedaggio d'ingresso anche alle biblioteche, andiamo nella direzione contraria. Va bene, le farei allora ancora un'ultima domanda, giusto per appunto ancora approfondire il suo discorso. Dunque, sempre per provare in qualche modo a fare l'avvocato del diavolo, spesso si sente dire, anche comunque da sinistra, quindi da intellettuali che si ritengono progressisti, che è vero che comunque il neoliberismo e quindi appunto questa concezione privatistica anche appunto della società
ha comportato una regressione, diciamo, nei diritti democratici, però c'è anche da ammettere che tutto sommato per quello che riguarda invece i diritti individuali di libertà, quindi libertà di espressione, libertà di movimento e così via, c'è stato tutto sommato un progresso. Quindi sostanzialmente la contraddizione c'è, i problemi legati al mercato forse ci sono, ma comunque a fianco a questi problemi ci sono anche dei benefici. Invece mi sembra di capire comunque, no, diciamo che il conflitto non c'è, perché le politiche attuate negli ultimi decenni vanno tutte a scapito, diciamo, della libertà integrale degli uomini, quindi non soltanto le libertà politiche, ma anche appunto i diritti individuali di libertà. Beh, vanno contro il diritto alla vita, innanzitutto. Vanno contro i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto alla vita, una vita dignitosa. Voglio dire, in questi decenni, l'erosione dell'eguaglianza, della giustizia sociale, la concentrazione delle ricchezze in pochissime mani, la perdita del diritto alla cura. Guardate i denti degli italiani per le strade. Guardate la regressione pluridecennale. Quante persone non sono più in grado di farsi curare, di avere cure odontoiatriche. La regressione brutale, diciamo, delle condizioni di vita si sono accompagnate alla erosione degli spazi della democrazia. Ci sono, da questo punto di vista, la spinta verso il decisionismo presidenzialista, il capo e la folla. Quante volte Stefano Rodotà ci invitava a, come dire, a concentrarsi su questi segnali che emergevano. Quindi, diciamo, il moto presidenzialista della destra, da Berlusconi a Salvini, o quello plebiscitarista di Renzi, che sono perfettamente convergenti, si sono accompagnati alla retorica della democrazia diretta, e devo dire che il Movimento 5 Stelle ha fatto un pessimo lavoro da questo punto di vista, che ha contribuito a erodere dall'altra parte la rappresentanza parlamentare. Più si erodeva il diritto a essere rappresentati, quindi il diritto a esprimersi, il diritto a far sentire la propria voce, più si restringevano gli spazi di eguaglianza. Questi due processi sono due processi che sono andati avanti insieme. Si pensi all'elezione diretta dei sindaci, che tanti nostri concittadini continuano a ritenere un passo di democrazia, è una conquista democratica di progresso. L'elezione diretta dei sindaci è stato uno dei primi atti di vera eliminazione delle dinamiche democratiche. I consigli comunali svuotati di ogni funzione democratica. Se domani chiudiamo i consigli comunali, non se ne accorge nessuno. Non servono assolutamente a nulla. L'opposizione non ha nessuna voce. C'è una monocrazia sensibilissima agli interessi economici, agli interessi forti. Nello stesso momento in cui si istituiva l'elezione diretta dei sindaci, veniva distrutto il bilancio degli enti locali. Nello stesso momento. Scuole, comunali, strade. Questo processo è stato parallelo. Diminuzione della libertà vera attraverso la rappresentanza democratica, cioè oligarchia formale sempre più rafforzata, e distruzione dell'eguaglianza sostanziale. Sono due processi che non sono separabili, è lo stesso processo. Grazie. Molto bene. Grazie ancora professore, c'è da dire che peraltro anche questo decisionismo, spesso un decisionismo solo di facciata, in realtà è semplice autoritarismo, e tra l'altro ricordo anche l'impegno generoso del professor Montanari, ad esempio, in occasione del referendum costituzionale, dove proprio uno degli argomenti a favore di questo supposto decisionismo era proprio del limitare il modello dei sindaci, diciamo, quindi di queste elezioni più o meno plebiscitarie. Se posso aggiungere una cosa, si parlava del modello del sindaco d'Italia nell'occasione di quella riforma. Vorrei ricordare che a settembre voteremo un referendum sul taglio dei parlamentari, che è un'ulteriore assurda umiliazione della funzione della rappresentanza, accorpandolo alle elezioni amministrative fatte a settembre, togliendo alle opposizioni ogni possibilità di fare campagna elettorale. Non se ne sta parlando, ma questa è un'altra terrificante spallata. Certamente.
Allora, io per affinità tematica, per cercare un pochino di continuare questo discorso, tornerei dal professor Preterossi, che ha insistito anche lui molto sull'aspetto della mercificazione, e tra l'altro legandola, o meglio, comunque parlando anche contestualmente di questa frattura che si verifica oggi fra il simbolico e il reale. Mi sembra che appunto forse una delle manifestazioni plastiche migliori di questo sia sostanzialmente il politicamente corretto, quindi appunto un'attenzione ossessiva sull'uso delle singole parole astratte in qualche modo appunto non solo dal contesto ma anche dai contenuti, cioè diciamo dai collegamenti, dai nessi comunitari che comunque quest'uso delle parole può avere. Quindi si crea questa sorta di tecnocrazia del linguaggio che stabilisce qual è l'uso corretto delle parole. E allora quello che mi chiedo è che le chiedo è se appunto c'è un collegamento fra mercificazione e frattura fra simbolico e reale, e ad esempio, appunto, riferito al politicamente corretto, se lei interpreta se è possibile interpretare il politicamente corretto come una forma di mercificazione del linguaggio, che sostanzialmente, appunto, riproduce la logica dello slogan e della positività pubblicitaria. Ad esempio, e se così, come risponde a chi, diciamo, da sinistra ritiene, ad esempio, il politicamente corretto come uno strumento tutto sommato necessario, per tutelare la dignità, della persona, e chi invece da destra lo ritiene come, diciamo, una sorta di cavallo di Troia, utilizzato dall'intelligenzia residuale marxista che, avendo perso sul piano economico e politico, oggi cerca di reinventarsi, di riaffermarsi sul piano culturale. Quindi cosa c'entra eventualmente il politicamente corretto con il marxismo, se c'entra qualcosa invece che cosa c'entra con i processi di mercificazione? Bene, beh, diciamo, c'entra con il marxismo nel senso che c'entra con la dimenticanza e con la rimozione di una cultura sostanziale, mi verrebbe da dire che era proprio della dialettica. Poi si può criticarla o meno, non sto dicendo che vada riproposta pari pari, però certo l'ultima cosa che si può dire a Marx è che fosse uno che non guarda alla realtà effettuale, eh? Che non avesse alle spalle la grande tradizione che va da Machiavelli, a Hegel per certi aspetti. Insomma, diciamo così, il politicamente corretto, se diventa un fattore identitario compensativo dell'assenza di capacità di lotta sociale e economica, è una caricatura, è caricaturale, secondo me. Il discorso è complesso, nel senso che è vero, quello che dice, nella logica di queste lotte pseudoculturali da burletta, molto animate sui social, diciamo, c'è la logica pubblicitaria, la logica dello slogan pubblicitario o così, ma direi anche banalmente. Degli ultra, del bar sport, io c'è nulla contro il calcio, il tifo, non penso, anzi, in qualche modo per certi aspetti è una forma di appartenenza parareligiosa, anche se è stato distrutto dal neoliberismo pure quello. Ma il problema non è quello, è la logica del tifo, diciamo così, no? Io mi sento rappresentato da una bandiera, mi iscrivo, mi metto, diciamo, in un flusso, in un fronte, dietro una bandiera che è un'immaginetta. Allora, io rispetto a questo lo voglio dire in maniera molto chiara, provo un grande disagio, ma come lo provo rispetto ai reati d'opinione? Cioè, in questo sono un libertario, eh? Sarò libertario teologico-politico, ma libertario. Cioè, nel senso che il principio appunto, del primato della soggettività, della libertà soggettiva, che non può essere catturato dal neoliberismo, non può essere ridotto a una concezione economicistica della libertà, perché se accettiamo questo, significa consegnare, la partita è già chiusa. Se la storia complessa della libertà
no? Di come concretamente si è affermata e delle elaborazioni che di essa sono state date, sfocia nel Thatcher che dice non c'è alternativa, esistono solo gli individui e non la società. Ragazzi, gran parte della storia del pensiero è liquidata e in più non c'è partita né politica né culturale. Siccome io mi ribello a questo, anche perché penso che se una cosa è sbagliata concettualmente, culturalmente, storicamente, bisogna dirlo, perché vuol dire che siamo di fronte all'ideologia come falsa coscienza, magari appunto nella totale inconsapevolezza di sé, allora difendiamo la libertà, sapendo che non è vero che è l'opposto dell'uguaglianza o della giustizia sociale o della lotta per la liberazione dei periodi, non è l'opposto della Repubblica Democratica fondata sul lavoro, che significa fondata su politiche di piena occupazione, poi dal punto di vista pratico e dal punto di vista ideologico in senso forte sulla dignità di chi partecipa nella misura in cui sta in una relazione. Ci fosse tempo, ci sarebbe da leggere un passo di Basso che lo dice in una maniera perfetta, anzi questa cosa: nessuno vive isolato, noi non abbiamo costruito una repubblica di individui, democratica di individui, abbiamo immaginato una repubblica democratica di relazioni sociali. Allora, e quindi quest'idea, oddio, la libertà è la destra, ma che la libertà è la destra? La libertà è la liberazione, la lotta per la liberazione. Detto ciò, ma possibile ora ci dobbiamo mettere a fare la sanificazione del linguaggio? O la sanificazione del panorama del paese? La sanificazione urbanistica, della toponomastica? Cioè, è una cosa che trovo assurda. Si discute nel merito, si attacca magari, si critica aspramente. Io la vedo così. Tesi sbagliate. Cioè, qui il problema non è di parlare bene dell'uno o dell'altro, va benissimo una discussione franca nel merito con il necessario rigore e la necessaria anche durezza analitica. È la stessa cosa che vale per Agamben, ma è inaccettabile che ci sia lo stracciarsi delle vesti del tutto prevedibile, preconfezionato, perché uno si chiede poi a che serve? Serve a dirsi di esistere? A darsi avere un sussulto, a dirsi di rappresentare qualcosa di più vasto rispetto a una nicchietta autoreferenziale? Cioè, significa chiudersi in una ridotta, oltretutto ottusa, proprio di ottusa, proprio di ottundimento mentale, perché è anche il segno di una decadenza intellettuale abissale. Politicamente corretto, c'è una lunga storia. Il punto è che gli effetti a cui è giunto mettono in discussione radicalmente anche alcune motivazioni originarie giuste da cui nasceva, che erano quelle appunto del rispetto, della dignità, da riaffermare rispetto a soggetti esclusi, occultati, no? Invisibili. Cioè, molte delle battaglie che originariamente stanno alla base di quello che poi è diventato politicamente corretto mi trovano totalmente solidale, ma se diventa una macchietta, se diventa l'idea che uno non deve studiare Dante o Shakespeare perché erano bianchi, credenti, non so che, oppure parlano di violenza, anche questa cosa insopportabile per me, insopportabile della... genericamente buonista, per cui non si deve rappresentare il conflitto, non si deve rappresentare il male, non si deve rappresentare l'abisso, no, perché in questo modo poi fra l'altro lo eliminiamo, è una grande rimozione che ci lascia lì con il nostro problema, con il nostro nucleo oscuro, col volto oscuro anche del potere stesso, ma anche col lato oscuro di noi stessi, di tutti noi. E in più ci consente di dire: ah, però siamo buoni e scemi, perché a me sembra questo, buoni e inconsapevoli. Cioè, poi un'altra cosa incredibile è questa totale perdita del senso della complessità storica,
Cioè, non puoi destoricizzare tutto e metterti lì, ma poi chi dà diritto a esercitare questa funzione da tribunale della storia? Io diffido dei tribunali filosofici e anche storici, nel senso che la storia è una cosa complessa che va studiata approfonditamente, il che non significa che tutto è uguale o che... Cioè, ma una distinzione fra giustificare o fare il tipo e comprendere una realtà complessa, ce l'abbiamo ancora nella testa oppure no? Cioè, io dietro queste robe qua ci vedo una regressione culturale terrificante. Quel libro di Alan Bloom, criticabile per certi aspetti, ma era una provocazione, la chiusura della mente americana. Io sospetto che qua c'è la chiusura della mente italiana pure. E comunque, siccome è un fenomeno che purtroppo è imitativo, è la chiusura della mente globale. Attenzione, non è che, come diceva anche Tommaso, cioè non è che mettere in contrapposizione le lotte contro l'autoritarismo o per l'uguaglianza, io sottolineerei molto uguaglianza sociale, cioè figuriamoci, certe cose sono tante anni le studiamo, no? Il boom penitenziario negli Stati Uniti, ci voleva tanto a capirlo, carceri privatizzate e che svolgono la funzione di quello che, delle politiche sociali, sono sostitutive delle politiche sociali. E se c'è questo boom penitenziario di neri, in gran parte ci sarà una motivazione sociale, no? A naso. Poi basta andare a studiare un po' come sono fatti i processi, chi compone le giurie, si vede per esempio che quando c'è un nero molto ricco di solito se la spanga. Ci sono dei casi che sono oramai da film, diciamo, no? Allora, qui non è questo il punto, che appunto è sottolineare l'aspetto sociale. Le questioni di razza, di genere vanno declinate sempre anche e soprattutto dal punto di vista economico sociale. Nancy Fraser di recente l'ha richiamato con grande efficacia, anche il tema del femminismo è, non facciamo un unico pateracchio, un unico calderone in cui ci mettiamo dentro di tutto e basta autodefinirsi in un certo modo per essere nel giusto, no, poi ci sono i conflitti pure all'interno anche all'interno del genere, all'interno della razza, e sono soprattutto in connessione sempre con gli effetti devastanti del neoliberismo, che poi sono in connessione con le questioni, con le contraddizioni del capitalismo che oggi si presenta nella forma del finanzacapitalismo. Leggiamole, se le leggiamo così, lì è chiaro che è un fronte di lotta importante, ma perché lo dobbiamo tradurre in una chiave puramente e genericamente moraleggiante e soprattutto senza portarsi dietro un bagaglio di cultura storico-politica? Cioè, la tradizione del movimento operaio una cosa c'aveva, che dietro c'aveva un bel bagaglio di cultura storico-politica, ecco, almeno questo lo possiamo ancora ricordare e riconoscere, no? E qui è l'opposto, cioè è io la chiamo la teologia giuridico-morale, perché poi spesso si utilizza il diritto, o si pretenderebbe di utilizzare il diritto su queste cose, cioè di trasformare appunto in tribunale, la tribunalizzazione moralistica della politica della storia. Non è questo, secondo me, serve ad altro, serve a illudersi di avere un'identità. Forse siccome si fa fatica a autodefinirsi in chiave identitaria dal punto di vista politico oggi, da una certa parte, e a tradurre tutto ciò in azioni concrete con il necessario coraggio, anche questo è un fattore culturale decisivo, cioè avendo la forza di dire le cose come stanno anche rispetto all'Europa, perché altrimenti fa un discorso così astratto, di dire la verità è già una grande svolta culturale, diciamo così, no? È quella la prima svolta culturale, provare a dire una verità, quello che si ritiene essere, senza occultamenti, perché c'è un indicibile oramai, ci sono vari indicibili, no? C'è qualcosa di cui non si può parlare, è come avere un grande elefante nella cristalleria, in casa, anzi, e uno non ne può parlare. Ma che cultura è? Come si può pensare di avere una cultura politica se delle cose più evidenti non si può parlare per perbenismo? Allora, io rispetto a questo, se il politicamente corretto, come purtroppo sempre più diventa, è una fonte di ottundimento ed è il perbenismo al posto di una politica di sostanza, allora io lo contrasto, mi dispiace, non ci sto, non posso associarmi a questa iconoclastia da catto, da burletta. Certamente, tra l'altro secondo me c'è anche una dimensione in qualche modo
consapevolmente programmatica, nel senso che se già andiamo a leggere Fukuyama, nella fine della storia, lui diceva che appunto la buona politica è quella che si confina nella dimensione dell'anima timotica, quindi del riconoscimento, mentre invece la dimensione razionale deve essere lasciata all'economia. La cosa più sorprendente è che poi Fukuyama ultimamente si è sorpreso del fatto che è nata la politica dell'identità, no? E che quindi ormai la politica si occupa soltanto di queste questioni, dopo che appunto lui stesso in qualche modo aveva suggerito che sarebbe stata una cosa intelligente da fare. Ma ovviamente non possiamo parlare in questa circostanza, anche perché è opportuno parlare molto d'Italia, e a questo punto, visto che comunque anche il suo ultimo intervento, professor Preterossi, alludeva e accennato comunque anche ad una dimensione italiana e soprattutto comunque alla salute del dibattito pubblico italiano, elemento che comunque su cui si è soffermato molto bene anche il professor Carillo, tornerei di nuovo da lui e appunto tornando appunto sulla sua efficace rappresentazione appunto del cortocircuito nel dibattito pubblico italiano, dove sostanzialmente ci sono delle elite culturali che non hanno la minima intenzione, forse neanche più di tanto la capacità, di assumersi le responsabilità sociali che appunto il loro ruolo comporterebbe. Quello che mi chiedo è appunto la seguente questione. Appunto, spesso questa corsa al ribasso nella qualità della divulgazione, nella qualità del dibattito pubblico, ma anche nella qualità stessa, appunto, nella qualità intellettuale delle classi dirigenti, tutto appunto questa tendenza viene in qualche modo interpretata attraverso la categoria di populismo. Quello che io invece mi chiedo è quanto invece sia il frutto di una concezione tecnocratica della cultura. E su questo, secondo me, lei ha già in qualche modo sollevato un punto molto importante quando prima parlava del dibattito pubblico attorno alle scienze della vita, che tra l'altro ovviamente sono una dimensione che già strutturalmente si presta poco al populismo, che anzi è stato una delle punte di lancia per affermare comunque discorsi negli ultimi anni di chiara matrice tecnocratica. Quindi quanto dell'attuale concezione, anche in qualche modo privatistica, proprietaria del dibattito pubblico, per cui le persone, gli intellettuali vanno nei salotti televisivi e li trattano come i salotti di casa propria per litigare, per fare un po' di autopromozione. Quindi quanto di questo è dovuto a una concezione tecnocratica invece che populistica della cultura? Sì, sono molto d'accordo. È una domanda molto, molto complessa. Un esempio di quella che tu chiami tecnocrazia e delle sue funzioni egemoniche è dato, e mi ricollego al discorso di De Somus e di Nello Peterossi, una conferma è data per esempio da questo dettaglio. Nel momento in cui tutta l'Italia si fermava praticamente, con pochissime eccezioni legate proprio a una produzione e a un consumo di sussistenza, cioè di strettissima necessità, in tutta l'Italia si fermava, Malangur, tanto per non far nomi, non fare acronimi, Langur continuava imperterrita la propria azione di indifferenza ai contenuti, per usare il lessico di Nello. Cioè, tutto di fuga dal contenuto e di dittatura dell'algoritmo. Langur ha continuato con totale sprezzo della situazione, con totale assenza di senso storico, ha continuato a svolgere
una missione che è tecnocratica, essendo l'Hamburg un potere senza delega. E noi ci troviamo di fronte, nel caso dell'Hamburg, a decisioni politiche dissimulate dietro uno schermo tecnico o tecnocratico, ma che tuttavia non sono pubbliche, o che comunque attengono a una concezione completamente nuova della sfera pubblica. Per cui abbiamo un processo più generale di crisi del pubblico anche rispetto alla decisione politica. E tutto questo si ricollega anche a quello che diceva Montanari a proposito della crisi dei parlamenti, per esempio. Cioè là noi abbiamo coltivato, qualcuno ha coltivato, una sorta di grande illusione nei confronti della disintermediazione. Cioè sembrava che la disintermediazione producesse di per sé degli effetti rigenerativi, di emancipazione e via discorrendo. La disintermediazione, cioè la negazione della mediazione, non ha portato, per esempio, alla emersione della moltitudine come soggetto collettivo, ma ha portato ai poteri senza delega, che non rientrano in un discorso di mediazione tradizionalmente inteso o modernamente inteso, nel senso di una modernità progressiva, ma attengono interamente a quella che Nello chiamava modernità regressiva. Quindi la disintermediazione ha prodotto questi effetti discorsivi. L'Hamburg è un esempio proprio clamoroso. Cioè è l'Hamburg produce dei risultati, lo dico a beneficio magari di chi ti ascolta e non conosce bene lo stato delle cose. L'Hamburg produce, per esempio, ricercatori in batteria, come polli di batteria, cioè si individuano delle riviste, c'è un ranking di riviste, si individuano dei filoni mainstream e ci si colloca all'interno di questi filoni. E si è obbligati a osservare questo mainstream, fino all'esclusione. C'è un titolo di Valeria Pinto che è molto efficace in questo senso, valutare e punire. Valutare e punire. Questa ossessione per la valutazione, ancora una volta dissimulata dietro una maschera meritocratica, la meritocrazia è un'altra parola che meriterebbe una discussione, perché in nome della meritocrazia sono passate le più grandi efferatezze, ivi compresa l'anno, perché la valutazione universitaria non ha prodotto assolutamente alcun miglioramento della qualità della ricerca, anche perché la ricerca, in qualunque ambito essa venga condotta, presuppone hubris, presuppone dismisura, presuppone sconfinamento al di là di un alveo predeterminato, di una cornice istituzionale. L'Hamburg invece ti riporta di peso all'interno di cornici istituzionali. Quindi bisogna dire con grande franchezza, questa è una precisa battaglia politica da fare, che l'Hamburg è un limite alla ricerca, sia alla ricerca negli ambiti cosiddetti quantitativi bibliometrici, sia, a maggior ragione, oserei dire, per quelle che chiamiamo in senso lato discipline umanistiche. Quindi questo mi sembra un elemento importante. Quindi quale populismo? No, qui veramente siamo di fronte a una torsione tecnocratica prodotta dalla disintermediazione. Quindi la disintermediazione non necessariamente produce populismo, ma la disintermediazione può produrre proprio tecnocrazia, come dicevi giustamente tu, poteri senza delega. E io, forse perché italiano, non so Nello cosa ne pensa, cosa ne pensate voi, forse perché italiano non condivido alcuni entusiasmi, per esempio Rosanne Ballon, nei confronti delle istituzioni, della sfiducia, o meglio ancora della diffidenza, come chiamano,
di quei bastioni che, in un certo senso, di quei contrafforti che reggerebbero per contrasto la democrazia, la cosiddetta controdemocrazia di cui parla Rosanna Ballone. Io non penso che una democrazia che si fondi sul peso sempre più preponderante di istituzioni non maggioritarie possa continuare a dirsi democrazia. Se così fosse, dovremmo avere il coraggio, anche l'igiene lessicale, terminologico, di smettere di parlare di democrazia. La controdemocrazia o la postdemocrazia sono eufemismi, per tornare al politicamente corretto, per non dire la verità, per non cogliere l'effettuale della cosa. L'effettuale della cosa è che la democrazia è finita, anche a causa di dispositivi elettorali che si sono succeduti, ivi compreso quello di gente, che sono dispositivi elettorali, leggi elettorali, antidemocratici e anticostituzionali. Dobbiamo anche dire con grande chiarezza che le stesse sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità, per esempio, del cosiddetto Porcellum, erano delle sentenze troppo timide anche nella motivazione. Spostavano tutto il discorso, il baricentro sul quantitativo, tacendo invece il grande problema qualitativo, cioè il vulnus prodotto alla democrazia da quei dispositivi elettorali. Ripeto, ivi compreso quello vigente. Noi eleggiamo parlamenti che sono eletti sulla base di dispositivi elettorali che sono costituzionalmente liberi. Se questo è normale, c'è qualcosa che di sicuro non funziona. Politicamente corretto, ecco, perché poi siamo in discussione. In Italia, e in Italia, in America, ancora siamo di fronte a una caricatura del politicamente corretto. Il politicamente corretto nasce, diceva benissimo, con le migliori intenzioni. Perché non chiamare frocio un omosessuale è una questione politica, è una questione di sostanza. E non chiamare negro un afroamericano è una questione di sostanza. Non è una questione di stile o di salotto buono, è una questione di sostanza. Perché dietro quel nome, dietro l'epiteto, dietro l'uso derogatorio della parola, ovviamente si nasconde un'azione, quella parola è un fatto, quella parola è una parola che condanna. Poi è chiaro che ci sono stati subito quegli effetti distorsivi che forse meglio di chiunque ha denunciato Philip Roth in Human State, la macchia umana, dove un nero albino che insegna filologia greca e filologia classica si trova a subire un processo disciplinare che di fatto è espulsione dall'università perché è accusato di razzismo, perché ha usato l'espressione fantasma, insomma, l'espressione ambigua che poteva sembrare appunto derogatoria nei confronti di due studenti afroamericani. Però volevo aggiungere che nel nostro paese, in particolare, sarebbe bello sentire Paolo De Somus sul contesto francese, nel nostro paese anche il politicamente scorretto, cioè la critica del politicamente corretto. Pensiamo a tutti i libri, agli articoli che vengono scritti in nome del politicamente scorretto, si è subito declinato in termini caricaturali, in termini macchiettistici. Dobbiamo dirlo, cioè, partiamo insomma, ma pensiamo veramente che il politicamente scorretto sia la gara di Rutti antitedesca che allestiva lo libro del giornale un giorno sì e l'altro pure, che il politicamente scorretto sia il massacro, cioè siano le manganellate di Giuliano Ferrara a Pietro del Soldato sul Foglio, quando diciamo tutta la città ne parla, in Radio 3 sono tra i pochissimi spazi di democrazia rimasti in questo paese. Cioè il politicamente scorretto in Italia ha esattamente parassitato il politicamente. Sono il recto e il verso della stessa medaglia, anche perché il politicamente scorretto è totalmente funzionale al teatrino di cui parlavo nel primo intervento. Perché se non ci metti un politicamente scorretto, l'audience si abbassa. Bianca Berlinguer farebbe tranquillamente a meno, se dipendesse da lei, di Mauro Corona. Ma non può buttarlo fuori, perché quei minuti di Mauro Corona
che sono semanticamente nulli e politicamente nulli, quei minuti sono, in termini di audience, in termini di risposta del pubblico, sono i minuti in cui lo share è più alto, in cui la trasmissione gode della risposta più alta di tutti. Quindi diventa inamovibile, non puoi toccarlo perché verrebbe meno proprio l'ubiquity system della trasmissione. È inquietante, ma è così. Ecco, questo non conosco a sufficienza le altre anomalie europee, ma insomma questa mi sembra un'anomalia italiana abbastanza pesante. E per chiudere poi, torno su questo di più italiano, mi piace molto quello che ho detto lei. In Italia c'è un di più, quindi crisi globale, situazione globale, però c'è sempre un di più italiano. Noi, in certo senso, abbiamo dei tratti che sono peculiari, proprio dei tratti propriamente distintivi. Allora mi veniva in mente, Nell'Onto ha detto una questione, ha toccato un punto per me decisivo, la questione della cultura di massa. La questione della cultura di massa è un grande problema anche di democrazia. E qui c'è un'anomalia italiana, e c'è qualcosa che è successo in Italia negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Allora, è banalissimo, vi invito a fare questa comparazione, questa riflessione e questa comparazione. Ma vogliamo confrontare la grande stagione della commedia all'italiana, quando il teatro alimentava di continuo, con un flusso pressoché inarrestabile, i ranghi del cinema italiano. Parlo non del cinema italiano d'autore o di ricerca, parlo del cinema italiano popolare, il cinema italiano che sbancava al botteghino. E confrontiamo quella situazione con la situazione attuale. E confrontiamo, è Nello che ha toccato quest'altro punto, confrontiamo quello che produce o si fa produrre la RAI in questo momento con prodotti analoghi che vengono partoriti da altre realtà produttive. Lasciamo stare gli Stati Uniti, che hanno un'industria culturale con delle risorse incommensurabili rispetto alle nostre. Pensiamo alla Spagna, che non è che stia enormemente meglio di noi, e confrontiamo Un posto al sole e La casa di carta. Confrontiamo questi due. Un posto al sole, che è una sorta di ergastolo della serialità italiana, è il fine pena mai della serialità italiana. È una cosa pedestre nella scrittura, pedestre nella regia, pedestre nell'interpretazione, e confrontiamola con La casa di carta, che è un grandissimo prodotto dell'industria culturale. Non è un'opera d'arte, è un prodotto, è una merce, va bene? Ma tra queste due merci c'è una differenza abissale di qualità. C'è una differenza abissale di qualità, e questa differenza, non so dirlo diversamente, tocca il problema non solo della cultura di massa, ma della democrazia. Perché tutti i problemi della cultura di massa sono anche problemi di democrazia sociale. Sono sempre anche problemi di democrazia sociale, cioè attengono all'età sociale, per usare il linguaggio di Toccherini, all'assetto sociale democratico del paese. Perché in un paese in cui l'intrattenimento si chiama Tognazzi, si chiama Sordi, si chiama Dino Risi, si chiama Monicelli, si chiama Pietrangeli, si chiama Fellini, non è lo stesso paese in cui l'intrattenimento si chiama Cristina Comencini. Mi dispiace. Questo è un punto nodale. Perché tu parlavi parlavi di istituzioni, di cornici istituzionali. È un problema di cornici istituzionali, è un problema di scuole, è un problema di sistemi produttivi, è un problema, per esempio, di presa della politica sulla RAI e su quello che la RAI produce. Non è indifferente tutto questo. Non è possibile che a poche migliaia di chilometri da noi si produca una cosa come La casa di carta, che ti crea dipendenza e che, al di là di qualche ingenuità, è un prodotto straordinario, e qui si produca quello che si produce. Ripeto, sono delle eccezioni, i Gianelli di Innocenzo, qualche cosa di errore, ma sono eccezioni. Se noi parliamo di sistema, le cose stiamo messi veramente male.
declino italiano. È un sintomo di declino questo, al quale non penso si possa porre, non si debba e si possa porre rimedio con un decreto, voglio dire. Ma bisogna parlarne, mi sembra importante parlarne. Anche sul politicamente scorretto, perché sicuramente è la forma complementare che serve a mandare avanti lo show. Infatti, appunto, anche la mia, comunque la nostra posizione, non è appunto un'opposizione di principio, diciamo, il politicamente corretto, ma semplicemente appunto un'opposizione appunto a quelle forme di discorso che si concentrano su, appunto, sulle singole parole, sui singoli aspetti, e quindi appunto attuano poi quella che è stata definita in questa conversazione come appunto la separazione fra il simbolico e il reale. Allora, io adesso andrei dal professor De Sovus, che ho lasciato per ultimo non a caso, perché essendo un grandissimo esperto di Pasolini, volevo appunto utilizzare Pasolini per cercare un pochino di tirare le fila di non solo tutte le questioni che sono state sollevate fino ad ora, visto che appunto Pasolini è uno degli autori italiani che forse meglio può permetterci di attuare questa integrazione, questa sintesi, ma anche perché forse comunque Pasolini ci permette anche di assumere comunque una prospettiva storica che ci faccia anche vedere la continuità fra il presente italiano e il passato, quindi fra i discorsi che stiamo facendo riferendoli all'attualità con quello che appunto è il nostro trascorso storico. In particolare mi riferirei alla riflessione pasoliniana sul fascismo della società dei consumi, che appunto permette di esplicitare il nesso fra il vecchio e il nuovo, fra l'eredità fascista e fra la novità consumista. E quindi appunto Pasolini comunque marca la continuità di un dominio che si perpetua anche in un contesto culturale che almeno formalmente, almeno secondo i suoi presupposti ideali e a differenza ovviamente del fascismo tradizionale, aspira all'emancipazione. Quindi mentre se l'ideologia fascista tradizionale era razzista, comunque basata anche su una concezione di antagonismo e così via, oggi non viviamo in un contesto o comunque in un'ideologia che ufficialmente afferma questo, eppure il dominio chiaramente c'è. Quindi, però appunto mi chiederei, l'Italia quanto ha da temere nel rivolgersi troppo, diciamo, al proprio passato, e quanto invece ha da temere, diciamo, dalla perdita comunque della sua identità culturale, quindi quanto l'Italia è troppo concentrata su se stessa e quanto invece è vittima di una forma di esterofilia. Vabbè, quindi partirei innanzitutto da qui, poi magari sarebbe anche interessante ricollegarlo alla questione della cultura popolare che è stata sollevata fino ad ora. Sì, beh, a me pare che il discorso pubblico non sia concentrato veramente sull'Italia, si concentra su una falsa rappresentazione del paese. Ma vabbè, per quanto riguarda Pasolini, beh, è curioso questo aspetto di Pasolini, perché Pasolini fa parte di quegli oggetti culturali che è stato oggetti culturali manipolati per in qualche modo addomesticare la cultura, per renderla meno, per depotenziarla. Il Pasolini di dominio, di fruizione comune, è un Pasolini, sì, che si scaglia contro la Democrazia Cristiana, denuncia la società dei consumi, però è tutto sommato un Pasolini che non entra dentro le grandi questioni. Devo dire che il tentativo di depotenziare la forza critica di Pasolini lo si riconosce addirittura negli studi all'interno, tra gli specialisti. La stessa nozione di nuovo fascismo non viene oggi trattata più di tanto, anzi domina più che altro una lettura postmoderna di Pasolini. C'è addirittura chi sostiene che Pasolini sia stato un precursore del postmoderno, che ha
un postmodernismo che si è liberato del peso delle ideologie e che ha ritrovato nelle ultime opere una certa gioia di vivere. E questo perché effettivamente in Pasolini c'è del vitalismo, ma in Pasolini c'è anche una critica della società molto molto forte, e non c'è neanche alcun inno alle magnifiche sorti progressive del capitalismo, anzi c'è una, io credo che Pasolini testimoni soprattutto nelle ultime opere, quelle coeve alla formulazione della nozione di nuovo fascismo, si manifesta Pasolini dà forma alla crisi della totalità. La crisi della totalità, se voi prendete Petrolio è un grande romanzo sulla totalità, una totalità in disfacimento, che crea frammentazione dei soggetti frammentati anche al loro stesso interno, frammentati ma senza alcuna possibilità di ricomposizione. Ora, per quanto riguarda l'idea di, per entrare nel dettaglio della nozione di nuovo fascismo, Pasolini la formula proprio perché vuole evitare totalmente, vuole mostrare come la realtà, come le nuove forze dominanti hanno totalmente abbandonato i vecchi strumenti del fascismo. Il nuovo fascismo non si basa più su valori come Dio, patria, famiglia o sulla violenza fisica. Il nuovo fascismo, secondo Pasolini, è un fascismo che agisce attraverso la cultura e attraverso la corporeità. Però ecco, io credo che la nozione, questa idea di nuovo fascismo abbia origine da Gramsci. Perché Gramsci vede il fascismo storico mussoliniano, come una forma di progresso degenerato, ma comunque come una forma della modernità, ecco, per essere precisi, come un elemento di modernità. Ecco, anche in Pasolini c'è questa idea di modernità, ma poi c'è anche un altro aspetto. Gramsci analizza l'avvento del fascismo come una forma di rivoluzione passiva, cioè una trasformazione attuata dalle classi dominanti per conservare il loro potere. Ecco, Pasolini, quando parla di nuovo fascismo, si riferisce allora ai modi in cui il neocapitalismo, quello che lui chiamava neocapitalismo, noi oggi lo chiamiamo neoliberismo, il neocapitalismo ha trovato i modi in cui il neocapitalismo ha rinnovato se stesso, e ha rinnovato se stesso assorbendo le istanze progressive della sinistra in particolare. Ora, il nuovo fascismo emerge dunque, le prime tracce di questa idea di nuovo fascismo le ritroviamo nella critica che Pasolini fa, ad esempio, al 68. Sì, c'è la famosa poesia di Pasolini, in cui dice che lui, dopo Valle Giulia, lui sta dalla parte della polizia, non dalla parte degli studenti, Perché quello che lui teme, quello che teme Pasolini, è che il neocapitalismo sia in grado di fare proprie le stanze libertarie, le stanze di liberazione, persino il divorzio. Pasolini critica Berlinguer nel 74, critica il Partito Comunista nel 74, perché dice: guardate, voi non avete vinto. Il divorzio è passato non perché hanno vinto le forze laiche, perché ha vinto un'idea di civiltà di cui è portatore il Partito Comunista italiano, o il Partito Socialista. E quello che ha vinto è una nuova idea di sessualità, una nuova idea di corporeità, una nuova idea di cultura, che però è ancorata al capitalismo, quindi al consumo dei corpi. Quindi, ecco, io credo che questa idea di nuovo fascismo sia molto importante oggi, proprio perché ci consente di vedere i modi in cui certe tendenze progressive poi possono essere ritradotte consolidare il potere delle classi dominanti. E credo che questo
parte lo vediamo anche con il politicamente corretto, che dovrebbe essere anche una forma di difesa rispetto alle minoranze o alle ma si è trasformato poi in una forma di oppressione. Abbiamo oggi per il web o per i media dei veri e propri questorini del politicamente corretto, che dei moralizzatori del politicamente corretto. Ecco, a questo proposito, al di là di Pasolini, poi vorrei ricollegarmi a quello che ha detto il professor Carillo e anche Nello, cioè in particolare riguardo al tema della mediazione politica, perché credo che sia poi l'elemento, uno degli elementi principali. Quando poi parliamo di cultura, in effetti, perché è importante la cultura nel nostro discorso? Perché è un elemento della mediazione, un elemento che consente ai singoli di diventare, di superare la propria individualità e di costruire una volontà collettiva, di costituirsi in soggetto collettivo o addirittura in classe. Ecco, il politicamente corretto si inserisce all'interno di un processo di molecolarizzazione della contestazione. Carillo a questo proposito ha citato, non l'ha nominato, ma credo che abbia fatto un riferimento a Negri, all'idea di moltitudine. Ecco, si crede, c'è la convinzione oggi che le moltitudini, le singolarità, i singoli individui siano in qualche modo portatori di diritti, sono portatori di uno spontaneo antagonismo che deve essere messo in moto, e per liberare questo antagonismo occorre la disintermediazione, quindi eliminare i partiti politici, eliminare le istituzioni culturali, eliminare tutto ciò che crea autorità o che crea il processo dialettico di costruzione della soggettività collettiva. Ecco, questa molecolarizzazione della società, come in parte come è stato detto, come ha detto molto bene Giacarillo, è lo strumento attraverso il quale si è sono stati distrutti i corpi intermedi, e credo che sia stato questo anche lo strumento per separare la cultura dalla politica, perché la cultura non serve più per costruire qualcosa di generale. La cultura è soltanto fruizione, è soltanto qualcosa che appaga l'individuale. Ora, io adesso parlo per ultimo, quindi ho sentito i discorsi di tutti gli altri, e mi è molto piaciuto il riferimento che è stato fatto al cinema della commedia, in particolare della commedia italiana, il cinema popolare. Ecco, il cinema popolare, il cinema di Monicelli, di Nolisi, era un cinema che si rifaceva alla cultura delle classi popolari, cercava di elevarla. Io credo che se... magari mi sbaglio, però l'idea gramsciana di nazionale popolare si è realizzata soprattutto nella commedia all'italiana. È stata soprattutto la commedia all'italiana che ha costruito una cultura per il popolo, attraverso la cultura del popolo, ma nel tentativo di elevarlo culturalmente, di mostrando anche i difetti, i limiti, ma anche le aspirazioni collettive. Ecco, quel grande cinema io non credo che sia scomparso perché siano morti Ettore Scola o Monicelli. Io credo che quel cinema lì sia scomparso sia perché abbiamo avuto una mutazione delle classi popolari, le classi popolari sono state riassorbite dalla cultura neocapitalista, sono state manipolate, ma poi anche perché credo che sia venuto meno l'idea stessa di nazione. Il cinema di oggi è un cinema medio, a cui si è fatto riferimento poco fa, si è citato la Comencini, è un cinema cosmopolita, un cinema che si riferisce a dei pseudovalori sganciati da una realtà sociale determinata. Ecco, io credo che invece occorra recuperare un'idea di cultura
di cultura popolare, ma anche attraverso un indirizzo, una traiettoria da ridefinire, una traiettoria che cerchi ancora una volta di trasformare le classi popolari in soggetto della storia, in protagonista dei processi culturali. Dunque, la stessa idea di mediazione deve servire a questo, a restituire alle classi popolari un protagonismo, e ridefinirle come luogo di elaborazione di una forza politica. Non so se poi ci fosse qualcos'altro che mi hai chiesto qualcosa sul passato, se abbiamo uno sguardo troppo rivolto al passato. Forse adesso io con il mio discorso mi sono rivolto al passato, effettivamente, al passato degli ultimi 60-50 anni, però a me non pare che in Italia ci sia un'ossessione verso il passato. Di sicuro qualsiasi forza politica di sinistra che intende ricostruire il paese, che si vuole far carico del declino del paese, non può riprodurre il passato. Non possiamo pensare di ricostruire l'Italia così com'era prima dell'ingresso nell'euro, prima di Tangentopoli. Questo non è affatto possibile. I 30 anni gloriosi sono passati, sono cambiate è cambiata l'Italia, ma poi è cambiata anche l'Europa, i rapporti geopolitici. Non ci troviamo in un contesto radicalmente nuovo. Occorre dunque servirsi del passato, ma in prospettiva, non per riprodurlo, ma per vedere, per ricostruire una traiettoria politica e culturale, che io francamente non vedo, perché avete detto in tanti, cioè in Italia nella task force di Colao si è parlato di Italia come brand. Cioè l'idea massima di mercificazione, l'idea massima di manipolazione della stessa identità di un popolo, di una cultura. Ecco, quindi sono d'accordo su quello che è stato detto da tanti altri prima di me, cioè che occorre ridefinire l'idea di cultura sganciandola dal mercato. Nella misura in cui resta ancorata a un'idea di mercato, non usciamo fuori, perché viene inevitabilmente mercificata, manipolata, soggettata, resa poi inutile, incapace di assolvere quel compito della mediazione di cui abbiamo parlato. Ecco, quindi l'idea che comunque io sostengo è che occorre recuperare un'idea di mediazione, un'idea di totalità, per ritornare all'inizio del mio discorso, proprio per ricomporre cultura e prassi e per restituire alla cultura il ruolo di mediazione e di proprio per ripensare a un'idea di civiltà nuova, una civiltà alternativa a quella costruita dal neoliberismo, che è una civiltà onestamente brutta, cioè bisogna dirlo apertamente, il mondo in cui viviamo, il mondo costruito dal neoliberismo è brutto, provoca solitudini, provoca depressione, cioè va superato. Ho finito. No, trovo efficacissimo davvero questo riferimento alla bruttezza, proprio come cifra caratteristica, quindi un termine in questo caso semplice, ma secondo me assolutamente efficace. Vedo che siamo andati molto lunghi, però vabbè, del resto quando ci si diverte il tempo vola. Non so se avete tempo, magari possiamo fare ancora un'ultima domanda, se no chiudiamo qui. Facciamo un'ultima. Per me va bene, Lucio, per me va bene. Allora, puoi fare domande, voglio dire. Come? Puoi fare domande, voglio dire, oppure se ci sono domande dalla chat, perché se c'è qualcuno che ha fatto, appunto, penso che sia Paolo sia Mello, faccia piacere rispondere. Sì.
Va bene, allora un pochino anche in accordo con lo spirito degli altri stati generali, vorrei un pochino soffermarmi sulla parte propositiva. Nella chat facevano riferimento alla visibilità come strumento per eliminare la corruzione, quindi magari poi nei vostri interventi potrete anche provare a tematizzare quanto effettivamente questa possa essere una soluzione e ovviamente in che modo. Io a questo punto resterei un attimo con il professor De Sogus perché vorrei appunto continuare il discorso molto interessante che ha fatto, perché appunto secondo me Pasolini ad esempio decide di utilizzare il termine fascismo sia in riferimento anche alla società dei consumi, proprio per insistere sull'elemento di continuità, nel senso che appunto anche in riferimento al concetto di mediazione, diciamo che sostanzialmente il progetto politico del fascismo era anche quello tradizionale, ovviamente, era proprio quello di eliminare la mediazione, no? Quello di eliminare le condizioni materiali perché la mediazione possa avvenire, quindi ad esempio infiltrare le comunità politiche, ma anche la comunità familiare. Poi non c'è riuscito ed è anche il motivo per cui Pasolini poi dice che il nuovo fascismo della società dei consumi in questo senso è ancora più spietato, è ancora più efficace. Allora, a livello propositivo, dunque, serve quindi da dove ripartire per la progettualità politica a cui accennava? Forse appunto il concetto di comunità, il riferimento, l'attenzione verso la comunità può essere un modo per conciliare in Italia progresso e sviluppo, quindi per creare delle condizioni per cui appunto la mediazione poi possa essere favorita? Allora, sì, mi sentite? Sì. Sì. Allora, progresso e sviluppo, anche queste sono due nozioni che ritornano in Pasolini, negli scritti corsari. Pasolini sostiene che ci vuole il progresso, anzi, un famoso articolo in cui Pasolini dichiara il voto per il Partito Comunista, dice: il Partito Comunista è il partito che voto perché è il partito che porta avanti l'idea di progresso contro lo sviluppo. Perché fa questa distinzione? Perché per Pasolini il progresso è frutto di un'elaborazione politica. Il progresso è un divenire attraverso la coscienza, un marciare nella storia attraverso una coscienza politica, una coscienza di classe, la coscienza delle classi subalterne, delle classi popolari alle quali Pasolini era vicino. E invece lo sviluppo è un movimento cieco. Movimento che è autonomo rispetto ai soggetti politici ed è quello che viviamo oggi, probabilmente. Cioè, oggi, tra l'altro, prima mi pare che Calillo ha parlato di crisi della democrazia, anzi, addirittura ha detto: forse non siamo più in una democrazia. Oggi, proprio oggi, Bonomi, il presidente della Confindustria, ha detto che ha fatto riferimento alla democrazia, una democrazia limitata perché deve essere comunque gestita dialetticamente, deve essere gestita, deve rifarsi alle idee della Confindustria, del mondo produttivo, e però lo Stato non deve dire, non deve mettere bocca, anzi deve limitarsi il più possibile perché non può orientare. Ecco, l'idea di Bonomi è un'idea di sviluppo cieco, uno sviluppo incontrollato rispetto dai soggetti democratici, dalle istituzioni democratiche. Quindi, più che conciliare sviluppo e progresso, io direi che bisogna superare l'idea di sviluppo attraverso il progresso, attraverso un progresso che indichi un orizzonte politico e un'idea di civiltà. Che non è poi questa idea di civiltà bisogna anche liberarsi dall'idea della ricchezza. La civiltà non deve essere per forza un mondo in cui siamo tutti ricchi, cioè abbiamo tutti il Rolex e la Ferrari, perché questo no, non è possibile. Bisogna pensare a un modo di coesistenza tra individui, tenendo conto dei limiti materiali in cui i soggetti collettivi sono collocati. Ecco, quindi qual è la mia prospettiva politica che vorrei indicare? Sì, la comunità, naturalmente, la comunità che deve essere naturalmente non una gabbia, la comunità.
deve essere, deve però saper integrare i soggetti subalterni, non deve essere dominata esclusivamente da delle elite. Ma è proprio per questo occorre recuperare dentro la comunità l'idea del conflitto. Perché in Italia non si parla più del conflitto. Il conflitto tra classi sociali è stato abolito. Il conflitto tra interessi diversi non esiste. Non esiste una dialettica tra interessi diversi. Esistono soltanto degli interessi indicati dal capitale, indicati dal capitale, e il resto invece si deve adeguare. Non è che può dire la propria. Quindi occorre anzitutto recuperare un'idea di conflitto dentro la comunità, anche un'idea di classe, perché le classi esistono i subalterni, e poi però credo che l'elemento principale su cui dovrebbe riorganizzarsi una sinistra realmente progressiva, nel senso che ho indicato prima, sia la costruzione del partito politico. Il partito politico è lo strumento della mediazione principale, della mediazione politica principale. Occorre costruire un partito politico organizzato, un partito politico che sappia stare nella storia, nei grandi conflitti storici, e che sappia elaborare pensiero. Noi oggi viviamo un contesto in cui i partiti politici non esistono più, esistono soltanto dei comitati elettorali, che si vantano di essere comitati elettorali, che si vantano di non essere partiti. Anzi, ogni volta che nasce una nuova sigla, una delle prime cose che fanno i leader, i dirigenti, dirigente è una parola grossa, i leader di questi movimenti, è dire: noi non siamo un partito. Perché sembra che il partito sia uguale al fascismo. Perché c'è questa identificazione? A me è capitato spesso di sentire che il partito è totalitario, perché è gerarchico, perché esprime autorità, perché implica disciplina, perché implica organizzazione. E tutte queste parole sono tutte parole di destra, secondo nell'immaginario attuale, che è soprattutto quello di sinistra, perché l'immaginario attuale privilegia l'idea del movimento molecolare, del movimento delle moltitudini. Ecco, io credo che occorra invece decostruire totalmente questa idea di moltitudine, anzi un'idea che costituisce che è anzi un punto di forza del neoliberismo, perché il neoliberismo si basa sulla disintermediazione, e recuperare invece l'idea di partito politico, cercando anche di mostrare che esiste una necessità nell'organizzazione, che l'organizzazione non è necessariamente violenza, ma è anzi frutto di della capacità degli individui di accordarsi per un obiettivo comune da individuare nei processi materiali. E quindi ecco, per rispondere alla domanda, al primo posto, al vertice di questa, all'inizio nella primissima domanda avevo detto che occorre anche dotarsi di un quotidiano, di un organo culturale, un organo di ecco, io direi che al primo posto per c'è il partito politico, poi ci sono tante altre cose da fare, come costruire un giornale, costruire un luogo di pensiero, di scambio, di discussione, perché altrimenti non siamo minimamente in grado di fronteggiare la forza del neoliberalismo. Perché quelli sono organizzati, cioè l'establishment neoliberale ha fondazioni, denaro, associazioni culturali. Il neoliberalismo non ha mai smesso di elaborare pensiero, di elaborare modi di governare il mondo. Noi invece non abbiamo più niente, non abbiamo più centri studi, o ce ne abbiamo pochi, non abbiamo più un quotidiano, non abbiamo più, e poi non abbiamo un partito politico. Un partito che sappia dirigere le classi, i propri referenti sociali, e trasformarli in protagonisti dei processi democratici. Molto bene. Allora, io in parte riformulerei la domanda che ho appena posto al professor De Sogus, per il professor Prete Rossi, e quindi le chiedo, quindi da quali premesse culturali, ma anche da quali premesse materiali, ripartire
per provare a costruire un dibattito pubblico e per provare a favorire anche, diciamo, un senso comune che sia in qualche modo capace di sottrarsi a quel fascismo della lingua di cui parlava Roland Barthes. E quindi, vabbè, questa è la domanda, diciamo. È una grande domanda. Ma, diciamo, mi ricollego a quello che è stato detto anche da Paola, da Jerry. Intanto facendo un discorso di verità, perché è vero che abbiamo bisogno di un giornale, di un partito, di tutto, in Italia proprio di tutto, ma insomma diciamo è un problema generale. Però bisogna anche che sia su una piattaforma chiara, che per grande parte è un rovesciamento di quello che, tutto quello che è stato negli ultimi 30 anni e che via via ha preso piede, diciamo così, nella cultura e anche nella pratica politica della sinistra o di quello che restava della sinistra o di una o della post-sinistra, perché quei ceti da rappresentare se ne sono popolari, se ne sono anche andati altrove, e io penso sia la cosa più sbagliata che ci sia quella di stigmatizzarli, il che non significa dire che gli approdi che hanno trovato vadano bene o funzionino o siano progressivi o privi di aporie enormi, ma significa semplicemente applicare poi una vecchia lezione che era quella di Gramsci e Togliatti, insomma, no? Le lezioni di Togliatti sul fascismo sono eclatanti da questo punto di vista. Quelli prima hanno creduto nel biennio rosso, poi sono diventati fascisti, una parte almeno, e comunque se c'è una rivoluzione passiva sarà, è sicuramente passiva, cioè regressiva, mantiene in fondo lo status quo da un certo punto di vista, ma assume delle sfide innovative. Io ho paura che si passi di rivoluzione passiva a rivoluzione passiva, cioè che il post neoliberalismo sia una nuova rivoluzione passiva di segno magari neo-autoritario, diciamo così, per tentare di evitare questo, non è facile, bisogna avere il coraggio di dire, di mettere in discussione il luogo comunismo. Cioè, l'ideologia diffusa a sinistra è il luogo comunismo, cioè una serie di luoghi comuni dati come ovvi, molti sono legati all'Europa, no? Da cui deriva poi il ce lo chiede l'Europa, prima si ricordava anche le ricadute pratiche, le terapie intensive, ma insomma lì fondamentalmente lo schema è stato ce lo chiede l'Europa, bisogna farlo, poi la concretizzazione, come dire, si è realizzata attraverso vari personaggi, attraverso la sua splendida avventura Monti, per esempio. Però allora, rispetto a questa storia fattuale che ha determinato una infiorizzazione profonda dei ceti popolari e diciamo anche del ceto medio, una lotta inevitabile che si può scatenare, anzi che è stata offerta, come dire, come arma di distrazione di massa fra ultimi e penultimi, e di fronte a questo non si può dire ma abbiamo sbagliato qualche dettaglio, ma la linea era giusta, o non si può non vedere l'effetto distruttivo del vincolo, distruttivo dal punto di vista materiale, cioè economico, istituzionale, democratico, lo svuotamento, la spoliticizzazione, lo svuotamento della democrazia, ma anche dal punto di vista culturale. L'effetto del vincolo esterno è devastante da un duplice punto di vista, perché ha portato a deresponsabilizzarsi e dall'altro ha portato poi, noi vogliamo dirci, non siamo migliorati in questi 20 anni, ma la cosa è partita prima, siamo peggiorati, cioè quel progetto, mettiamo pure sia stato portato avanti quello dell'Eurozona, la follia per cui uno fa una moneta senza Stato e che attraverso la moneta crea gli Stati Uniti d'Europa. A pensarci bene era una follia, proprio, come dire, proprio un errore di grammatica politica, no? Ma comunque mettiamo pure che è stato fatto con le buone intenzioni in alcuni casi e sperando che la quantità diventasse qualità a un certo punto. Non è andata così, lo vogliamo dire? Vogliamo dire questa banalità che però sembra indicibile, che il re è nudo? Questa cosa non ha funzionato.
oramai è in un vero e proprio vicolo cieco, ci ha messo anche a noi in un vicolo cieco, e non siamo nemmeno migliorati noi. Cioè l'idea che il vincolo esterno ci avrebbe disciplinato non ha funzionato. Quindi non si è prodotta convergenza e non ci siamo migliorati noi. Ma bisogna partire da qui. Naturalmente tutto ciò sta in connessione con quello che accade a livello mondiale, dove è accaduto, e quindi oramai siamo in un processo di deglobalizzazione. Scontiamo gli effetti oramai di lunga durata, sono più di 10 anni, sono 12 anni, della crisi del neoliberismo, che è una crisi poi del capitalismo finanziario. Ci sarebbero tante cose da dire su questo, ora, se c'è un momento lo aggiungo una. Però, e quindi c'è un cortocircuito tra la vicenda europea ordoliberale, diciamo euro-tedesca, e la questione generale del globalismo neoliberista, ma vanno viste insieme e collegate, diciamo così, non è che si possono separare, perché è vero che siamo in una crisi, cioè anche oramai appunto sono in atto processi di deglobalizzazione, tanto che non si può più parlare di un mondo unipolare. È chiaro che ci sono dei grandi riassetti geopolitici e geoeconomici, no? Cioè, anzi, se si parla di capitalismi politici, cioè c'è un intreccio tra sovranità politica e una strana nozione che è impropria dal punto di vista concettuale, che è la sovranità economica. Cioè ci sono comunque dei centri aggregatori in cui si lega il potere economico e la questione della sicurezza, perché il neoliberismo ha fallito su questo, non fa ordine, non garantisce sicurezza. Io aggiungerei non dà risposte alla domanda chi siamo, no? Quindi genera nuove pulsioni identitarie, non tutte magari commendevoli, però la domanda è motivata, è giustificata. E poi c'hanno dei problemi interni addirittura proprio economici, ovvero siamo di fronte a un paradosso straordinario. Le banche centrali, oramai pensate come, soprattutto in Europa poi, come strumenti privati, no? Cioè sganciati dalla sovranità democratica e statuale, e nate dopo la svolta di Volcker, cioè quindi l'ultimissima fase, prima ancora che andasse al potere Reagan, no? Perché la decisione Volcker la prende nell'ultima fase di Carter, ovvero basta con le politiche di piena occupazione, basta col pensare che la disoccupazione è il grande problema, conta solo l'inflazione. Cioè contro ritrasformare la moneta in una merce scarsa e quindi contro il controllo dell'inflazione, appunto il controllo dei prezzi, l'idea che attraverso i prezzi si crea un equilibrio, è una visione, non è solo una visione economica, è una filosofia sociale. Bene, quell'idea di banca centrale al servizio del mercato, diciamo così, market conform, come la democrazia secondo la Merkel deve essere market conform, e che è l'idea di una banca centrale deflazionista, cioè che ha il compito di controllare l'inflazione, bene, adesso si è trasformata, non so se bisogna rendersene conto, sono usciti un po' di articoli, paper, ma è una trasformazione proprio in atto in questa fase in maniera eclatante, nel catecon della deflazione, ovvero in uno strumento per impedire un eccesso deflattivo. Cioè, per parlarsi chiaro, per tenere in piedi la baracca distribuendo metadone. Appunto, un mio amico Alessandro Sopra chiama, è la finanza di San Patrignano. Cioè, è questa roba qua. Ovvero una banca, attenzione, una visione economica per cui il mercato funziona perfettamente, basta che le regole garantiscano l'allocazione delle risorse e la corretta determinazione dei prezzi. Di fronte a un fallimento radicale di questo paradigma che ha distrutto la domanda, ha distrutto il lavoro, come risponde? Risponde dicendo, vabbè, adesso sai che facciamo? Le banche inonderanno di moneta, di denaro virtuale, in modo da evitare un eccesso deflattivo. Cioè, cambia la funzione, si rovescia la funzione. Perché, una cosa deve essere chiara, Mario Draghi ha tenuto con le pecettine in piedi, ha guadagnato tempo, diciamo, ha comprato tempo e ha tenuto in piedi l'Eurozona, ma non è riuscito a fare un po' di inflazione. Allora dice, sono cose economiche materiali, non c'entrano. No, c'entrano, perché nella misura in cui
dietro c'è un modello antropologico, perché il neoliberismo è un'antropologia sociale, quello è una filosofia sociale, queste cose qua che diventano decisive. Mi rendo conto che parlare alle persone della banca, della moneta, della cosa, dice, beh, è solo una moneta, è un fatto tecnico. Cioè, il più grande sforzo, ecco, tempo è poco, mi chiudo su questo. Il più grande sforzo è oggi rendere evidente che quello che appare e viene venduto come tecnico non lo è per niente. Che dietro ci sono dei rapporti di forza, c'è una distribuzione di potere sociale, c'è una questione, diciamo così, egemonica, ecco. In effetti su questo il vecchio Partito Comunista, ma non solo, anche altri, il Partito Sociale, riuscivano a, come dire, a individuare dove stavano gli interessi più importanti e a provare a difendere un'autonomia della politica, no? E anche a trasmetterla a chi dovevano rappresentare. Cioè, in fondo si tratta di recuperare un punto di vista alternativo rispetto alla narrazione dominante. Non è che prima non ci fossero i poteri forti e anche le narrazioni, semplicemente c'era un presidio di pensiero e anche di prassi, e lì era, siccome organizzava grandi masse, non era proprio banale, alternativo. Cioè, in realtà serve un'alternativa. La verità è questa. Io dico, ed è insufficiente come risposta, perché poi per fare politica non basta questo, se però non c'è un rovesciamento di paradigma e non ci si, diciamo, guardandoci negli occhi le verità, non ci guardiamo in faccia e ci diciamo che gran parte del racconto degli ultimi 30 anni, tanto nella sinistra minoritaria radicale altermondialista, quanto in quella cosiddetta riformista che ha introiettato il neoliberismo pensando di farci una pettinatina, diciamo, di aggiustarlo un pochino, è strutturalmente sbagliato. Cioè, va messo in discussione alla radice. Solo così tu puoi rimettere l'attenzione su che cosa? Sull'attualità del nazional popolare. Perché io sono convinto che ci sia un'attualità del nazional popolare, ma è un grande rovesciamento intellettuale, perché rimette in campo il popolare come alternativa, diciamo, alle possibili derive del populismo, su cui io peraltro non ho atteggiamenti denigratori a prioristici. Il campo populista è stato quello in cui una refrattarietà si è espressa, e quindi alla fin fine è una cosa che significa che ancora un po' nella democrazia ci credono, anche se la risposta non viene. E l'altro campo è quello nazionale, ma non in nome di nazionalismo. Indica che cosa? Che c'è bisogno di un contesto, di un contenitore, di uno spazio e di un contenitore, e che poi certi fattori culturali, prepolitici, comunque contano. Non è così facile liberarsene. Nemmeno il neoliberismo e il globalismo sono riusciti a azzerarli, il che forse può essere anche una risorsa se curvati in un altro verso, no? Un altro verso rispetto diciamo, ai cortocircuiti evidenti, per cui c'è appunto la pantomima dell'identità e la pantomima della controidentità o della negazione dell'identità, no? Bene, professor Carillo, abbiamo aperto con lei, adesso chiudiamo anche con lei. E dunque le chiederei, cercando anche un pochino di portare avanti questo discorso proprio sul nazional popolare, come provare a spezzare questo circolo vizioso tra un dibattito pubblico condotto in maniera sempre più sterile, sempre più respingente, ed un sentimento comune di sfiducia, quando non di disprezzo, verso gli intellettuali. A me toccano sempre le domande più difficili. No, scherzo, ma insomma, questa è veramente difficile, perché, ma insomma, provo a rispondere. Paolo ha parlato di Pasolini, e il suo è un discorso straordinario, importante. Cioè, come spezzare tutto questo? Ma insomma, cominciando a dire di no. Cioè, cominciando con il gesto socratico del no. Quando Socrate, il Socrate dei dialoghi di Platone, insomma, minaccia di abbandonare la discussione se non si
stabilisce un protocollo condiviso di regole di ingaggio della discussione stessa, cioè la non indifferenza del parlante rispetto al contesto. Questo mi sembra un elemento importante, cioè uno dei vizi, delle colpe del sistema culturale italiano, se vogliamo usare questa espressione, la cultura italiana, del personale politico della cultura italiana, è stato proprio quello di una delle colpe è stata proprio la arrendevolezza, la rassegnazione con la quale ci si è consegnati a questo sistema bloccato dal quale ho cominciato il mio discorso. È come se l'intelligenza italiana fosse una sorta di grande corda narcissica, come la chiamava Gadda, o narcisistica, sempre molto tesa e facilissima da titillare. Per cui basta un fischio da parte della Gruber e tutti, a Napoli si dice in paranza, cioè in corte, ci si muove lì. Ecco, la stessa operazione era stata fatta con Bruno Vespa, vi ricordate, la terza camera, quando porta a porta diventa la terza camera. E nella terza camera chi si trovava più a proprio agio di tutti era un comunista dichiarato, era Fausto Bertinotti, vi ricordate, come Fausto Bertinotti insomma nuotasse a proprio agio in quell'acquario. Ecco, la tua domanda richiede proprio una prima risposta, cioè ovvio abbiamo bisogno in primo luogo di maestri di negazione, nel senso cioè di persone che sappiano compiere il gesto socratico del no. E non è facile, perché ognuno di noi poi ha un retroscena narcisistico più o meno marcato, ognuno di noi può essere, diciamo, creta facile da manipolare, preda di queste sirene. La questione che poneva Paolo mi sembra molto molto importante, quella del partito, perché sembra apparentemente una questione molto tradizionale, un modo di sentire tradizionale, invece è una questione importante, perché noi abbiamo in fondo, se ci pensiamo, cancellato tutti i soggetti del pluralismo, pensiamo anche ai sindacati, pensiamo anche all'erosione, alle fondamenta del sindacato. Cioè i soggetti del pluralismo, tutte le formazioni sociali carissime al maestro di molti di noi, che era Stefano Rodotà, tutte le formazioni sociali nelle quali poi si esplica, si potenzia la persona, ecco, noi le abbiamo praticamente devastate tutte. E io non dimenticherò mai un momento proprio topico della storia d'Italia, che è stato anche a ridosso poi dell'indagine della Procura di Milano, la famosa e famigerata indagine. Questo momento topico era il passaggio della svolta della Bolognina, il passaggio la fine del Partito Comunista e l'apertura della fase costituente. Si parlava proprio di costituente. Bene, nella fase costituente c'è un editoriale sul Micromega di Paolo Flores d'Arcais, che era contrappuntato poi da un saggio di Gianni Lattimo, Il disincanto di Dileguarsi. E in questo editoriale Paolo Flores d'Arcais auspicava la fondazione di un partito a tal punto agile nella sua struttura interna da risultare alla fine aeriforme. E lo chiamava, non so se con una suggestione di Lévi-Strauss, lo chiamava un partito di bricoleur, cioè un partito della domenica. Cioè, io mi rendo conto che tutte le affermazioni vanno contestualizzate, quindi vanno calibrate rispetto al tempo in cui vengono prodotte e nel quale acquistano senso. Quindi si veniva da un partito la cui rigidità veniva percepita come paralizzante e inattuale, nel senso infelice, non diciamo il termine, un partito chiesa, un partito contraddistinto al centralismo democratico, e si contrapponeva a questa origine una meta che era il partito leggero, il partito postmoderno, il partito ai riforme. Beh, quello è stato uno dei sintomi della fine, degli inizi della fine, perché la fine del partito,
come soggetto principe della mediazione politica, che cosa ha prodotto? Ha prodotto i partiti personali, ha prodotto il partito personale. Non dimentichiamo che il PD di Renzi è stato un partito personale. Ci mancava pochissimo che Renzi non scrivesse il suo nome nel simbolo, come Meloni, Salvini, Fini e Berlusconi. Ci è mancato proprio poco, tant'è che non avendolo potuto realizzare questo obiettivo, Renzi si è fatto un micro partito per i fatti suoi che speriamo non superi la soglia di sbarramento. Ecco, quella idea di una struttura agilissima del partito politico non ha affatto prodotto più democrazia, più partecipazione. Ha prodotto esattamente il contrario, ha esautorato la forma partito. Ma l'esautoramento della forma partito ha sortito come effetto non un incremento del tasso di democrazia e soprattutto della qualità della democrazia, ma un tragico decremento. Allora, io penso che la riesumazione acritica della forma partito tradizionale non interessa a nessuno di noi, e nemmeno a Paolo De Sorbis, voglio dire, sarebbe del tutto antistorico riproporre il vecchio partito comunista. Ma la forma partito, però, come la forma sindacato e come le altre formazioni sociali, noi dobbiamo dirlo con chiarezza, è coestensiva alla democrazia stessa, quantomeno la democrazia rappresentativa, per cui o abbandoniamo la democrazia rappresentativa, può anche andare bene a qualcuno, e affermiamo una democrazia diretta, che poi, parliamoci chiaro, insomma, anche la democrazia diretta, così come è stata contrabbandata dalla retorica pentastellata, ma insomma, è una democrazia diretta, diciamo, virtuale, ma dal punto di vista sostanziale ha dissimulato una oligarchia implicita, per citare un grande pasolinista che è Walter Sinti, oligarchie implicite, un'oligarchia implicita, perché è evidente che c'è un direttorio, e che quel direttorio peraltro risponde a una società di diritto privato, una società privata. Quindi, lungi dal produrre un allargamento, un ampliamento di partecipazione, in quel caso la disintermediazione, la dissoluzione della forma partito ha prodotto un regime, un sistema di dipendenza da un'impresa privata, anche con una opacità di fondo, una intrasparenza nelle procedure di produzione della decisione politica e di produzione del consenso. Quindi, insomma, non, alla fine sembra che tutti e quattro noi siamo passatisti. Sembra che il nostro sia un discorso, diciamo, nostalgico, ma è probabile che, insomma, lo stesso Stato moderno, che sembrava un rottame fino a qualche stato moderno, sovranità, sembravano tutti rottami afferenti all'indicibile, e no, non sono affatto rottami, voglio dire, perché buttare queste categorie significa buttare a mare il politico, e significa che buttate a mare queste categorie, cosa resta? Restano i poteri selvaggi. Resta la dimensione selvaggia del potere, e non è l'anomalia selvaggia, cioè la multitudo spinoziana, così come la declina entusiasticamente Negri. Sono i poteri selvaggi proprio senza nessuna delega, cioè sono la pura concentrazione del potere che senza alcun catecon non è tenuto a rendere in alcun modo conto di sé. Questo resta senza la mediazione. L'unico immediato è il potere della sua selvatichezza, della sua ferilità, è lo stato di natura, per quanto, diciamo, dissimulato dietro il paludamento, l'abito sartoriale della tecnocrazia. Ma quello che ha detto Mello è, a mio giudizio, definitivo, il punto di partenza, cioè nel momento in cui dice tecnica, dice politica, e dice chi dice tecnica dice potere, chi dice sapere dice potere. Questo è il punto, siamo tornati a Platone, che fondamentalmente, insomma, ha detto una delle cose più terribili della storia del pensiero politico, se non la più terribile, che i governati sono obbligati a dire sempre la verità e che i governanti però a determinate condizioni possono mentire, perché quando mentono lo fanno in nome della ragion di Stato e della salus rei publice e della salus populi. Ecco, questo mi sembra abbastanza inquietante. Ecco, dove c'è tecnocrazia c'è anche questo
elemento di opacità. Non illudiamoci che l'istruttoria pubblica, che la scienza ha inscenato, ripeto, in favore di media, non illudiamoci che questa messa in scena sia altro da quello che è, cioè un allestimento più o meno barocco di uno spettacolo al cui fondo c'è invece tutt'altro. Ovviamente non ti ho risposto, quindi me ne scuso. No, direi di sì, ovviamente non, nessuna delle domande poste presumeva comunque una risposta assolutamente esaustiva, perché ovviamente erano argomenti molto ampi. Credo però che abbiamo reso un buon servizio, davvero gli elementi su cui riflettere sono stati davvero tantissimi, e quindi ringrazio ancora i nostri ospiti per la loro gentilezza, pazienza e soprattutto competenza. Gli altri stati generali terminano qui. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao.